cosa più bella del suo pomeriggio padovano Roberto Baggio l'ha fatta prima del fischio d'inizio, quando ha incontrato Nicola Signorelli, 9 anni, un bimbo di colore suo grande tifoso, uscito dal coma guardando una foto del suo campione. Sapere che un bambino è uscito dal coma perché ha visto una foto mia è una cosa bellissima, mi fa enorme piacere, non ho parole. Storie di bambini a cui il calcio riesce a dare momenti di felicità, belle da raccontare nella prima domenica di campionato, come quella di George Weah Junior, cui il papà ha fatto oggi un bellissimo regalo. Today is the birthday of my son. He's 8 years old today. Sono molto contento per la mia prova e per il gol, perché volevo dedicarlo a mio figlio che oggi ha festeggiato il suo 8° compleanno, ci racconta negli spogliatoi il centravanti liberiano, protagonista assoluto della vittoria rossonera. A parte il gol, che al 6° sbloccava il risultato, il centravanti si caricava sulle spalle quasi tutto il peso dell'attacco rossonero, visti i ritardi di Savicevic e Baggio. Solo a sprazzi si intravedevano le enormi potenzialità del trio Meraviglia, mentre un Padova ottimamente messo in campo da Sandreani, malgrado le tante assenze, evidenziava i problemi tattici che lo schieramento a 3 punte può creare alla squadra rossonera, spesso troppo allungata. Così, quando al 34esimo arrivava il pareggio, nato da una caparbia azione di Calderisi, finalizzata da uno strepitoso esterno destro al volo di Amoruso, nessuno poteva dire che i patavini non l'avessero meritato. Ma quando, complice anche la giornata caldissima e il nervosismo crescente, che costava all'esordiente Coco un cartellino giallo, le cose sembravano mettersi male, arrivava in chiusura di tempo la zampata di Franco Baresi, lanciato sul filo del fuorigioco dallo splendido Weah. Per il capitano, al 12° gol nella carriera, una sensazione alla quale si era quasi disabituato. Sono passati diversi anni, penso, non me lo ricordo vagamente. Quindi guardiamo sempre avanti, che è meglio, perché se mi guardo indietro mi spavento. Un po' sensazione il fatto che il Milan, che ha questo stridente stellare, si deve affidare a Franco Baresi per risolvere una partita difficile come quella di oggi. Ma oggi è andata bene, che così, l'unico inserimento che ho fatto, ho trovato il gol, ma come ho detto, l'importante era vincere, dobbiamo ancora migliorare molto, questo sì, dobbiamo pensare che dobbiamo lavorare, perché il Milan può fare molto. La ripresa offriva assai meno emozioni. Capello rinunciava dopo un'ora a Savicevic, sostituito da Simone, e ad un quarto d'ora dal termine faceva uscire anche Roberto Baggio, rimpiazzato da Donadoni, tornando così al 4-4-2 per non correre rischi, che si limitavano comunque a qualche mischia in aria e alle caparbie iniziative di un sempre valido Galdonzi. Alla fine Sandreani aveva qualcosa da recriminare. Abbiamo giocato una partita buona, secondo me la sconfitta è stata immeritata. Perdere su un fuorigioco, sul filo del fuorigioco, come è stata l'azione del gol del Milan, insomma, disturba un po'. Capello, soddisfatto per il risultato, lanciava un messaggio al suo spogliatoio un po' irrequieto negli ultimi tempi. Io credo che il Milan, essendo una squadra importante, faccia cronaca e tutti appena possono mettere in evidenza quello che succede fra di noi, anche come avete potuto vedere il discorso di Rossi, per me non è mai esistito, ci sono degli sfoghi da parte di alcuni giocatori che mi sembrano un po' bambineschi qualche volta. Per il Milan dunque una vittoria importante per la classifica e perché spegne sul nascere possibili polemiche in una squadra nella quale solo il mostruoso Weah e l'inossidabile Baresi sembrano già in gran forma. Le polemiche della settimana hanno rischiato di addormentare il calcio giocato, ma alle 16 in punto per fortuna i giocatori sono scesi in campo e le parole sono diventate echi o slogan. Coccolate e Baggio dicevano e qualcosa di buono ne uscirà. Ma intanto il Milan Udinese è George Weah a fare la parte del leone. Il Milan visto oggi non nasconde qualche problema di coesistenza e grandi individualità. Capello vara il tridente e in campo il trio suona acuti bellissimi, soprattutto del liberiano, ma ognuno ha la sua musica. Diciamo che Weah è il 100% della condizione, Savicevic e Baggio non lo sono ancora, per cui dovremo aspettare un momento e avere un po' di pazienza, questi giocatori crescano. Per arrivare al gol infatti serve la quarta punta ed ecco al 10° Sergio, peccato sia dell'Udinese, un autogol che lascia tutti stupiti. Il Milan ringrazia e riparte sull'1-0. Ma dove vai, sembra dire Savicevic a Baggio, e il codino infatti per il momento non lo sa. Per fortuna c'è George che regala l'illusione della rete ai tifosi. L'Udinese è un avversario che ci mette un po' a prendere le misure al Milan, ma Zaccheroni ripone tutte le sue speranze in Birov, che oggi non sembra quello di 2 settimane fa. Si chiude così il primo tempo, che vede anche l'uscita per infortunio di Costacurta.
Nella ripresa riparte il Milan con il solito Weah a cercare di mandare in gol Lentini, impresa che sfuma. Intanto cresce l'Udinese e al sesto Poggi vede il pallone toccare con grazia il palo. Sembra quasi una beffa, ma l'attaccante non demorde e al quindicesimo, tallonato da Galli, centra la rete del pareggio. Sull'1-1 il Milan si perde un po' anche a centrocampo e ne fa le spese la difesa, mentre l'Udinese avanza a gonfie vele. Reclama anche al 31esimo, quando Biroff viene atterrato in area. Ma poi Zaccheroni decide che il pareggio può andare bene e toglie Poggi per inserire il difensore Ripa, scelta che comunque non rinnega. Avevo bisogno di cautelarmi perché in avanti è passato Stroppa, in appoggio a Biroff. Avevo bisogno di inserire Ripa perché l'unica preoccupazione del Milan mi poteva arrivare dalle palle alte. Il Milan infatti non molla fino alla fine, ma c'è il tridente in azione, allora salta Weah, salta Baggio. Moglie in palle italiane. Dice Weah, non parlo italiano, non gli ho potuto dire lascia. Cercherò di imparare l'italiano al più presto per poter comunicare con gli altri. Ma dicevamo coccolate Baggio e qualcosa ne uscirà. E infatti esce al 39esimo su assist di Weah il colpo di testa vincente per il Milan e per Baggio. Una risposta alla nazionale a quanto... Io ho sempre parlato attraverso il campo e continuo a farlo. Evidentemente i 200 gol che ho fatto fino ad oggi non servono. Tu credi che comunque insomma ci sarà ancora posto per te in nazionale? Questo, dando quello che posso dare da sempre. Ho sempre avuto ovviamente difficoltà, ma le hanno avute anche gli altri. Qui purtroppo è quello che ti ho detto prima, si passa da un estremo all'altro in pochissimi secondi. Avvio rabbioso da parte della Roma che comincia subito in avanti. Ci prova Moriero con conclusione da fuori e Rossi è costretto in angolo. Insiste ancora la Roma in avanti, il cross di Lanna. C'è il lavoro di preparazione di Fonseca, ancora bravissimo Rossi in calcio d'angolo. Ancora la Roma in avanti, Statuto cerca di eludere la trappola del fuorigioco con questa percussione personale, costringe Rossi all'uscita. Poi il gol della Roma, punizione di Balbo, velo da parte di Fonseca in sospetta posizione di fuorigioco. Ecco che rivediamo, osservate la finta di Fonseca che sbilancia Rossi e la Roma è in vantaggio. Soddisfatto Carletto Mazzoni. A questo punto naturalmente si scuote il Milan e comincia ad attaccare. Si fa vedere subito Weah con questo gran servizio per Ranio, la risposta di Cervone che inanella tutta una serie di parate spettacolari. Qui è Simone che batte fuori. La Roma prova il contropiede, ottimo il lavoro di Balbo in ripetuto dribbling su Maldini, il suo cross, il colpo di testa di Giannini a fondo campo. Ma è ancora il Milan che attacca, il servizio è a favore di Weah, il colpo di tacco per Simone, miracolo ancora da parte di Cervone, poi Savicevic che batte a fondo campo. È tutto Milan in questa fase del primo tempo, grandissimo lavoro di Weah e splendida risposta da parte di Cervone con Weah che mette ancora a fondo campo. Simone, ancora con i piedi, Cervone, poi la conclusione ribattuta di Savicevic. E lo stesso Savicevic che va in profondità, la palla sembra persa, ingenuità di Giannini, furbo Savicevic, rimette in mezzo e Weah sigla l'1-1. Osservate il pallone buono Savicevic per Weah esterno, nulla da fare stavolta per Cervone. La ripresa è meno intensa, prova ancora la Roma in contropiede ma Rossi è attento in uscita. Il Milan appare più tonico, più determinato, c'è questa iniziativa da parte di Savicevic il cui tiro è deviato in calcio d'angolo. La Roma prova ancora sulla sinistra e Statuto che imbecca al di fuori dell'area di rigore Moriero che si prepara per il tiro deviato e parato poi da Rossi. Qui è il Milan in avanti, grande suggerimento di Weah per Simone, tiro a fondo campo. Visto che i compagni sbagliano, Weah ci prova da solo. Osservate il suo dribbling straordinario, il controllo, l'esterno e il gol. Davvero una prodezza di Weah che si beve netto Aldair e poi sull'uscita del portiere della Roma lo beffa. Il
bambole gonfiabili, principi, re e imperatori a San Siro per un 3-0 bugiardo. L'Atalanta schierando il promettente Zanchi libero, 5 uomini a centrocampo e sperando di buttare il Milan tra le braccia di Morfeo, ha disputato una buona partita. La squadra rossonera ha cominciato discretamente. Baggio e Weah hanno fatto qualche bel numero, ma in mezzo al campo i rossoneri hanno trovato notevoli ostacoli, andando al tiro con difficoltà e prestando il fianco a qualche bordata della squadra di Mondonico, che ha attaccato con Vieri e Morfeo, appoggiati da Bonacina. Il tiratore più efficace è sembrato però fortunato, autore di questo gol, annullato per fuorigioco di Herrera. 3 minuti dopo la valanga Desailly ha spazzato via i sogni bergamaschi. È stato Simone a ispirare il francese ed il gol ha messo a nudo qualche difficoltà dei nerazzurri sulle palle alte contro i giganti del Milan. Non è stato altrettanto tempestivo poco dopo Maldini. Nella ripresa Mondonico ha inserito Sgro al posto di Zanchi schierando Herrera difensore centrale. Il Milan è parso meglio disposto in avanti, ma le conclusioni sono andate a vuoto. Anzi, i problemi rossoneri a centrocampo si sono accentuati anche per le non perfette condizioni di Albertini. Rossi ha salvato la partita una prima volta sul tiro di Fortunato e così Capello, sempre più perplesso, ha schierato Eranio e Donadoni escludendo Simoni ed Albertini. Partita sempre più intensa e dura, Milan più quadrato e meglio determinato, ma molti errori in fase conclusiva. Tovalieri, inserito al posto di Salvatori, ha avuto la palla dell'1-1. Rossi ha fatto ancora il miracolo. Guardate la pasta del capitano Baresi. Atalanta demoralizzata e Weah spettacoloso nell'imbeccare Baggio, autore del secondo gol rossonero. Dopo uno shampoo senza acqua, il gigante generoso ha regalato a Di Canio, che ha buttato alle ortiche la grammatica inglese, il pallone del 3-0. Un po' troppo per l'Atalanta, che avrebbe meritato di più. E mentre Weah Junior ha detto "sei forte, papà", Capello ha dichiarato: "Devo dire che il risultato è eccessivo nei confronti dell'Atalanta, il 3-0 non è giusto, perché è stata veramente una squadra molto buona, messa in campo con molta sapienza da Mondonico". "Penso che l'Atalanta meritasse il pari sul campo del San Siro alla grande, soprattutto nel secondo tempo. Penso che la squadra abbia giocato con molta tranquillità, abbia messo in evidenza tutte le sue caratteristiche positive e il Milan è andato in difficoltà". Da Milano per la Domenica Sportiva, Franco Zuccalà. Una settimana di contestazioni con lancio di frutta e ortaggi all'indirizzo dei giocatori si conclude sotto la curva a festeggiare con i tifosi la vittoria più insperata. È il bello del campionato italiano, nel quale anche una super corazzata miliardaria come il Milan può essere affondata dalla veloce motosilurante Barese grazie alle armi dei poveri, agonismo e voglia di lottare. E noi abbiamo messo in campo le armi che avevamo a disposizione in questo momento: temperamento, grinta, aggressività. Finché siamo riusciti a tenere questo ritmo, siamo stati anche bravi a contrastarli. Poi ci hanno messi sotto e potevano sicuramente fare il pareggio e anche vincere la partita, però io dico vittoria meritata col cuore. Capello aveva scelto di confermare il 4-3-3 con Roberto Baggio al fianco di Weah e Simone, mentre Materazzi, tornando un po' all'antico, mandava in tribuna Abel Savier e rafforzava il centrocampo con Gerson. Al di là dei mutamenti tattici, si capiva subito comunque che era un altro Bari quello di oggi, disposto ottimamente in campo e pronto a contrastare il Milan su ogni pallone. La partita si spezzettava così in tanti episodi, molti scaturiti da calci piazzati con Baggio in evidenza, molti su cui si discuterà a lungo e che lasciamo al giudizio supremo della moviola di Carlo Longhi. La migliore occasione per il Milan arrivava proprio in chiusura di primo tempo, ma Simone non sapeva approfittare dell'errore di Mangone e dopo aver saltato Fontana si faceva ribattere il tiro da Ricci appostato sulla linea. In apertura di ripresa arrivava il gol del Bari, firmato da Gautieri, alla sua prima rete in campionato, realizzata resistendo al recupero di Filippo Galli e battendo Rossi con un preciso diagonale. "È una cosa personale per il gol, ma è una soddisfazione immensa anche in generale per la squadra, che abbiamo lottato tutti col cuore". Un gol da 3 punti, quello del 25enne napoletano, mentre i precedenti 6 del capocannoniere Protti, oggi all'Asciutto, ne avevano portati solo 2 al Bari. Il Milan reagiva a testa bassa, correndo qualche rischio in contropiede. Stafoggia scontentava tutti, prima non concedendo il rigore per questo intervento di Baresi su Gautieri, poi annullando il gol di Simone per un precedente ed assai dubbio fallo di Weah su Sala. Al 23esimo Capello perdeva Baggio, vittima di uno stiramento e fuori dalla nazionale, anche se la convocazione di Sacchi sembrava in dubbio.
Non lo so, in pratica non so cosa avrebbe deciso il mister, comunque adesso gli ho tolto ogni pensiero. Il CT, sempre molto attento al comportamento degli azzurri, dovrà giudicare anche l'episodio dell'espulsione di Albertini per uno scontro con Annoni, decisa da Stafoggia dopo consultazione con il guardaline. In diretta a Stadio Sprint i due protagonisti fornivano versioni contrastanti. Ho cercato di divincolarmi visto che era vicino, magari con le braccia magari un po' troppo alte, però un conto è fallo di reazione, un conto è divincolarsi. Non l'ho preso, a quel punto lui si è buttato. In primo momento anche i giocatori del Milan non credevano, poi quando gli ho fatto vedere che scendeva il sangue dal labbro non c'erano più niente. Le immagini dal basso sembrano comunque dar ragione ad Annoni e vedremo se Sacchi deciderà di rinunciare a un giocatore importante e peraltro assai corretto ed educato come Albertini per la sfida con la Croazia. Comunque in 10 il Milan giocava addirittura meglio ed assediava l'area del Bari, ma Weah non riusciva a festeggiare con un gol il suo 29esimo compleanno, fallendo prima una colossale occasione a porta vuota e colpendo poi una clamorosa traversa a 4 minuti dal termine su cross di Simone. Episodi che lasciavano l'amaro in bocca a Capello, che poteva parlare non a torto di sconfitta immeritata. Attorno a Milan e Juventus ci sono corna appuntite, porchette fumanti, antenne paraboliche, palli di sosia di Weah e diavoli in carne ed ossa pronti a fare riti satanici sulla panchina di Capello, che non batte mai in casa i bianconeri. Lo spauracchio del trio Ravanelli-Vialli-Del Piero viene agitato dai pannivendoli e ci si chiede chi toglierà le castagne dal fuoco al tecnico rossonero privo di Albertini, Baggio e Savicevic. Di fatto il 4-4-2 si rivela un terno all'otto per Capello, perché il Milan è in palla e Weah è il suo profeta. Guardate questo palleggio che provoca la contestata punizione del primo gol. È Simone a mettere a segno la ciliegina e la Juventus sembra subito in difficoltà. Lippi perde il controllo del braccialetto portafortuna. In realtà il centrocampo milanista, massiccio grazie a Desailly e Boban ed elastico grazie agli esterni Eranio e Donadoni, si impadronisce della partita. Qualcuno si chiede se Baggio e Savicevic siano solo giocattoli di peluche. Certo non lo è Lombardo, che però fa ancora lo spettatore non pagante. Il gol rossonero provoca nervosismo, ma Simone e Weah riescono a confezionare freddamente lo straordinario triangolo del raddoppio, che si può apprezzare maggiormente da questa ripresa dall'alto. Il tocco del liberiano di esterno destro è davvero delizioso e sul 2-0 la partita sembra davvero finita. In difficoltà Vierkovod, in difficoltà Tacchinardi, ci si chiede se la Juve sia in gita sociale. Lippi lo fa capire a gesti e a parole. Il Milan sembra una squadra di fenomeni prima che i bianconeri entrino in partita. Il millenario Baresi è sempre tempestivo, mentre la Juve ha qualcosa da dire in area rossonera, dove non si fanno certo complimenti. Il diavolo, forse troppo sicuro di aver già vinto, non sa che la strigliata di Lippi nell'intervallo ha fatto resuscitare morti e moribondi, ed infatti la partita prende altre strade. Due occasioni ancora e poi il colpo di scena. Vialli e Ravanelli, per problemi muscolari, restano ai box. Con Marocchi e Conte, freschi di panchina, la Juventus cresce. Davanti resta il solo Del Piero, che qui viene usato da Zerbino. Capello si congratula con l'arbitro, mentre non c'è spazio per le tenerezze. Baresi protesta per una marcia indietro non autorizzata di Del Piero, viene ammonito e salterà la prossima partita. Boban manca il 3-0 dopo un'azione Simone Weah e sui rilassamenti rossoneri in difesa Marocchi e Del Piero riaprono la partita. È un bel quadro quello di Pinturicchio ed il Milan negli ultimi minuti trema. A Capello sorge il dubbio che Boggi abbia l'orologio fermo e gli si rizzano i capelli quando Porrini sfiora il 2-2 su invito di Del Piero. Fine della trasmissione e sentite Weah. Ho fatto un gran gol, è vero, ma è stato merito del collettivo. Sì, il Milan è primo, ma è troppo presto per cantare vittoria. Dobbiamo continuare a vincere per poter restare in testa. Capello e il 4-4-2. Ma io credo che ogni partita vada vista in maniera diversa e credo che noi possiamo giocare 4-3-3. Questa è la mia convinzione, magari
la giocherò sulla mia pelle. Marcello Lippi, gli errori di oggi, mi sembra il primo tempo un pochino, vi siete addormentati all'inizio, insomma. Siamo arrivati tardi oggi a San Siro, c'era molto traffico, siamo arrivati che era già finito il primo tempo. Nel secondo tempo ho visto la vera Juventus, quella che non può perdere le sue caratteristiche principali, che viceversa ha avuto il Milan nel primo tempo, che il Milan ci ha aggredito e ha avuto una cattiveria, tra virgolette, positiva, una determinazione, una grinta che noi abbiamo sempre avuto, che oggi non abbiamo avuto. Oggi Panini con la partita. Chi ha avuto l'idea? Ma noi tutti. Un servizio in più? Sì, un servizio in più e un po' di lavoro in più per noi. Va lì, va, non tiene più a fare, va. La bella favola del Vicenza continua. Oggi al Menti grande festa, tutto esaurito, arriva il Milan, quello delle meraviglie di Weah e Simone, un evento che il Vicenza, fino a pochi mesi fa, poteva soltanto sognare. La squadra di Guidolin non perde in casa da 2 anni, nelle prime 3 partite di campionato in Serie A, 3 vittorie, ma contro il diavolo gli incantesimi possono anche spezzarsi. Nel Milan manca Baresi, squalificato, Capello schiera un 4-4-2 con Weah e Simone, operato solo 3 giorni fa al setto nasale, in avanti. In difesa Maldini e Costacurta, coppia centrale con Panucci a destra e il giovane Coco a sinistra. Nella prima mezz'ora è però il Vicenza a fare il Milan. Pressing, squadra corta, velocità e, udite udite, supremazia a centrocampo. È Vicenza show. La squadra di Guidolin potrebbe alla mezz'ora essere già sul 2-0, ma Otero e Lombardini commettono errori imperdonabili. E allora il diavolo si sveglia. Tiro di Boban, Lopez salva sulla linea. Capello comincia ad arrabbiarsi, ma ci pensa Eranio a fargli tornare il sorriso. 1-0 sul passaggio di Weah. Grande partita anche oggi per il franco liberiano, che però, a causa di uno stiramento al flessore della coscia sinistra, probabilmente salterà il derby. E sotto di una rete il Vicenza è ancora più grande. Rialza la testa, non subisce il contraccolpo psicologico e all'inizio del secondo tempo agguanta il pareggio con Murgita. 1-1, gol scaturito da una punizione molto contestata dai rossoneri. Ma l'episodio che farà davvero arrabbiare Capello arriva a 10 minuti dalla fine. Pallone in aria del Vicenza, Desailly mette in rete, ma Cesari aveva già fermato il gioco per una trattenuta da parte di un giocatore rossonero su Mondini. Ed anche a fine partita ognuno resta della sua opinione. Sono rammaricato per il gol annullatoci, che secondo tutti i giocatori non c'è stato il minimo fallo, è stato annullato con delle 2 giustificazioni diverse da parte del signor Cesari. Una detta Maldini fallo su portiere, che non c'è stato, fallo di mano di Lentini, che non c'è stato. Questo ci lascia molto rammarico, è il secondo gol che ci viene annullato dopo Bari. Io credo che non ci sia molta polemica da fare su questo episodio, perché è stato un traversone, non mi ricordo se di Boban o di Albertini. Io sono saltato per prendere la palla e mi sono sentito toccare o tirare la maglia, mi sono proprio andato fuori tempo, sbilanciato, perché ho sentito questa mano che mi teneva e poi sono caduto a terra, non ho visto poi come si è verificata l'azione. Comunque penso che il fallo, insomma, era abbastanza evidente.
Un episodio che in ogni caso non cambia di una virgola i meriti di questo Vicenza, in classifica giustamente ad un passo dalle grandi. Il Milan resta solo al comando e deve essere soddisfatto. Passare a Vicenza non sarà facile per nessuno. E a fine partita, dopo le dichiarazioni rese in settimana da Berlusconi, si parla anche del contratto di Capello, ma la reazione, peraltro giustificata, dell'allenatore del Milan fa intendere che la chiusura del caso è ancora lontana. Lei non vuole saperne la storia del contratto, basta, è sempre la stessa domanda. 70.000 a San Siro, 3 miliardi di incasso, il Milan comincia abbastanza bene, tiene in apprensione Pagliuca con due angoli consecutivi battuti da Simone. Poi c'è ancora un errore della difesa interista, tenta di approfittarne Savicevic, ma è attento Pagliuca. Lo stesso Pagliuca si improvvisa uomo assist e effettua questo lungo lancio, punizione battuta da Carlos. Il Milan è sempre abbastanza insidioso in avanti, Savicevic mette in mezzo, però non trova la collaborazione dei compagni. L'Inter però è ben disposta in campo e quando si porta in avanti è pericolosa. Qui guadagna un angolo e proprio da questo angolo scaturisce il gol dell'Inter. Al 18esimo è Paganin che trova la botta vincente in mischia in area di rigore. 1-0 per l'Inter. Milan naturalmente subito rabbiosamente in avanti. Weah sceso in campo sia pure in non perfette condizioni fisiche, si intende bene con Savicevic, la conclusione di Weah parata. Vince l'Inter ma non è del tutto soddisfatto Hodgson. Nel finale, grandissimo numero di Carbone che semina il panico nella retroguardia avversaria e chiama alla parata Rossi. Poi ancora un errore degli interisti e Ings per poco non raddoppia. Intervallo e subito in avvio di ripresa c'è questo errore di Festa che dà la possibilità a Simone di battere la rete. C'è la respinta di Pagliuca, recupera il pallone UEA sulla destra, lo rimette in mezzo per Savicevic che controlla bene tra un paio di avversari e infila il gol dell'1-1. Sembra un po' in affanno per qualche minuto l'Inter, ancora Simone chiama la parata il portiere Pagliuca. Poi l'Inter si riprende, c'è questo colpo di testa da parte di Ganz, mischia a centrocampo, grande accanimento e Milan che prova il contropiede con Eranio che lancia Savicevic, il cui tiro risulta alto. La partita lentamente scema ma ci sono errori da una parte e dall'altra, qui Ings non ne approfitta, il solito Carlos fa esercizio di tiro dalla lunga distanza, entra anche Roberto Baggio in campo e Savicevic in collaborazione con Weah tenta subito di mettere Baggio nella condizione di segnare ma è in ritardo Baggio. Il finale comunque vede un Inter molto aggressiva in avanti e bravo soprattutto Zanetti, qui lo vediamo al cross con presa di Rossi e poi l'episodio che ha fatto arrabbiare Luisito Suarez. A tempo scaduto, a terra, in piena area di rigore Zanetti, rivediamo il contatto con Costa Curta. Nel Milan, dicevo, si presenta subito Lentini, infatti Boban non ce l'ha fatta e così si aggiunge alle assenze di Weah, Baggio, Eranio e Donadoni. Il Milan comunque comincia molto bene, buona iniziativa di Savicevic che mette in movimento Lentini, stavolta il Cagliari riesce a rimediare. Ma al nono è già vantaggio per il Milan, la palla è per Savicevic che batte di sinistro sulla ribattuta di Fiori, piomba di Canio ed è l'1-0. Qui si mette male, dice Trapattoni. E difatti poco dopo, al quarto d'ora, c'è il secondo gol del Milan, su una palla che sembra persa, molto bravo Di Canio al recupero, sulla sua rovesciata il gran colpo di testa di Lentini ed è 2-0. Rivediamo la forbice di Di Canio e l'ottimo stacco di Lentini per il 2-0. Indubbiamente un Milan molto tranquillo, anche se Rossi appare fin troppo disinvolto in qualche occasione. In tribuna c'è Sacchi, magari a cercare ispirazioni per le convocazioni. Lo rassicura subito Maldini, dimostrando grande freschezza atletica con questa sgroppata tipica nel suo repertorio. Poi improvvisamente il Cagliari riapre la partita e Oliveira che approfitta di un rimpallo e mette dentro il pallone del 2-1 e c'è ancora il Cagliari pericoloso. Prima della conclusione del primo tempo questo curioso siparietto tra Oliveira e Savicevic. Savicevic va a scusarsi e Oliveira gli addenta uno stinco. Torna Capello piuttosto accigliato in campo dopo la ripresa, deve aver strigliato i suoi. Infatti il Milan riparte alla grande, subito Simone al tiro ed è il terzo minuto
quando Simone e Savicevic confezionano il pallone del 3-1. Ecco, Savicevic, tre avversari su di lui, il pallone sguscia sul sinistro di Simone ed è il 3-1. E ancora Simone dimostra la sua buona attitudine al tiro chiamando al lavoro Fiori. Poi il Cagliari in avanti, attenzione, c'è questo corpo a corpo tra Oliveira e Maldini, Oliveira in area, Maldini torna su di lui, l'arbitro fischia il calcio di rigore, non tutti i milanisti sono d'accordo, comunque è rigore, e 3-2 per il Cagliari con Oliveira che esulta verso la tribuna dei milanisti. Trapattoni gioca la carta della terza punta, in campo Muzzi che peraltro tra poco dovrà lasciare il terreno di gioco. Ancora qualche iniziativa in avanti da parte del Cagliari, Milan agisce prevalentemente in contropiede, ancora abbastanza pericoloso, nel frattempo Capello ha mandato in campo Tassotti, poi c'è tutta la girandola delle sostituzioni, qui è Lentini che mette in mezzo e c'è la presa di Fiori. Finisce 3-2 per il Milan e per il Milan primato in classifica, per Trapattoni sempre problemi. Al Teatro Regio avevano preparato la grande orchestra, ma alla fine è rimasto solo un violino a intonare la marcia trionfale dell'Aida. Giuseppe Verdi, vestito di giallo-blu, può attendere. Per adesso Scala ha solo dato lo stop al Milan. Palloni d'oro come se piovesse e tanti aspiranti. Partita per intenditori, i leoni sono qui, ma nella gabbia del centrocampo, dove si lotta ferocemente ed è difficile uscire. La sorpresa? Il portiere Buffon, nipote di Lorenzo, che giocò nel Milan e nell'Inter. A 17 anni esordisce in Serie A e sembra un veterano. In mezzo la battaglia è durissima. Desailly è il più determinato, Brambilla è ordinato, mentre sulle corsie laterali sono Benarrivo e Maldini gli uomini che si sganciano più sovente sulla sinistra. La Pantera UEA offre a Deragno la prima palla gol. Buffon è sveglio. A questo punto si vede crescere il Milan, che comincia a portare frequenti pericoli alla porta gialloblu. E tuttavia Zola sui calci franchi è sempre un maestro. La rapidità dei milanisti si nota in alcune proiezioni che mettono in difficoltà la difesa a 5 di Scala. Roberto Baggio comincia a incidere sia sui calci di punizione, sia con qualche giocata. Questo scambio con Boban, per esempio, è interessante, ma il croato non è felice nelle conclusioni. C'è spazio per qualche sganassone anche, ma nessuno vuole veramente attaccare Brillo. Il finale di tempo fa pensare a una vittoria rossonera e quando Boban e Roberto Baggio confezionano uno scherzetto che potrebbe sbloccare il risultato, Sensini se la cava d'esperienza, come si suol dire, ed il codino vorrebbe il calcio di rigore. Si capisce che Scala ha fatto bene a cautelarsi in difesa. Nella ripresa il duello UEA-Cannavaro è agonisticamente apprezzabile. Stoichkov fa il possibile per ottenere la sostituzione e UEA, poco dopo, invoca il rigore perché Cannavaro si fa rispettare anche senza i decreti legge. In fatto di Salamelecchi sono scarsi pure Maldini e Couto e la partita si mette un pochino sul pesante. Baggio e Mbaggio, anche loro vanno per le spicce. Esce il primo pallone d'oro, Stoichkov, e Melli lo fa subito dimenticare. Il Parma lievita, sembra molto più vivace e pericoloso. Insomma, il pallino sembra passare in mano ai gialloblu. Se ne va anche il pallone d'oro numero 2, Roberto Baggio, e finisce la quarantena di Simone, che è appena entrato alla palla della vittoria. Ma è la gran giornata di Buffon. Nel finale il Parma tenta ancora. Melli, dopo un periodo nell'ombra rossonera, cerca adesso vendetta. UEA trova tra i suoi piedi il portentoso Buffon e così cala la tela. E mentre Sacchi lascia detto di non aver firmato, Ancelotti saluta una delle due squadre che vorrebbe allenare in futuro. Scala e Capello la vedono così. Ho visto delle cose fatte dalle due squadre che magari difficilmente si possono cogliere nell'emozione del tifoso. Però ecco, è mancato solo il gol, perché dal mio punto di vista questa partita è stata veramente molto molto interessante. Abbiamo giocato una buona gara qui a Parma, giocando un buon calcio, cercando la vittoria costantemente, con un dominio territoriale nettissimo, però non siamo riusciti a segnare. Abbiamo fatto di tutto e questo mi soddisfa in maniera particolare.
Maldini. Abbiamo tentato subito all'inizio qualcosa di più, abbiamo giocato un'ottima partita, siamo mancati un attimino nelle conclusioni, anche se abbiamo avuto delle buone occasioni. Forse c'era anche qualche occasione dove Aibuto poteva anche fischiare il rigore, però questo vedremo in televisione, anche perché al primo tempo c'era un sole contrario che era terribile, almeno io non riuscivo a vedere niente. Ma così. Forse neanche l'arbitro. Vediamo, comunque io ero sicuramente più lontano dalla palla di lui. L'esordiente Buffon è tutto da ascoltare. Buffon era cugino di mio padre praticamente, per cui qualche legame ce l'ho, dai. Solo legami, ma non è che le abbia detto si para così, si fa così. No, anche perché, non per immodestia, però non lo vado nemmeno a chiedere in giro come si para. Se posso ci arrivo da solo, altrimenti è uguale, non c'è problema. Quando gliel'ha detto Scala? Me l'ha detto stamattina, domenica mattina. Io comunque anche contro la Cremonese ero in ballo, pensavo di giocare, magari non mi ha fatto giocare. Oggi pensavo di non giocare, mi ha fatto giocare, per cui va bene così. E che cosa ha pensato subito? Mamma mia, il Milan. No, sinceramente è quello che mi ha stupito, forse sto ancora sognando, no? Io sono entrato in campo e pensavo di essere a giocare con la primavera, forse per quello che non ho fatto male, capito? Perché ero tranquillo dentro. Roberto Baggio, una sostituzione, però una buona partita, c'è stato anche un rigore su di te, cos'è successo esattamente? Ma mi sembra che ci sia stato un fallo di Sensini e io stavo per colpire la palla una seconda volta dopo la deviazione del portiere e niente, l'arbitro ha detto che non ha visto questo fallo e pace, è andata così. Come giudichi la tua giornata? Ma io credo che abbiamo fatto una buona partita e anche la mia prestazione è stata abbastanza positiva. Ti innervosisce questo continuo dualismo con Zoro? I giornali ne hanno parlato tanto in questi giorni, o no? No, ma hanno sempre accostato il mio nome a tanti altri giocatori, sempre per metterci ovviamente contro, però tra di noi c'è rispetto e basta. Grazie. Roberto, un attimo solo a Groppi. Scusa, a me fa un certo effetto vederti con quella maglia, ma il numero 10, non portarlo, ti pesa? Ma ormai Aldo. Ma sinceramente, non ci penso perché più. Io sono abituato a vederti col 10, i calciatori come te debbono portare quella maglia. Vederti con quel numero, che numero c'ha? 84? 18. Ecco, non ti fa un po' effetto? Purtroppo c'era già un grande giocatore al Milan e giustamente da anni se l'era guadagnata, per cui abbiamo deciso ovviamente di lasciarla a lui perché è giusto così. 10 bis la Lega non lo passa. Ti è costato un po' di fatica però, di la verità. Sì, vabbè, lo sai, comunque sia un numero con cui ho sempre giocato, a cui sono legato, però ormai te l'ho messa da parte. In alto i cuori, rossoneri come i confetti. I chierichetti sono in preghiera. Il prevosto capello è pronto a officiare. Le scarpe e le cinture sono allacciate. Simone in procinto di tagliare la torta. Il matrimonio tra Roberto Baggio e Savicevic si può finalmente celebrare. Basta aspettare 6 minuti per vedere il frutto di un grande amore. I due sembrano avere sempre giocato assieme. 1-2-3, gol. Con tanti saluti a chi parla di incompatibilità. Certo, qualcuno vorrà vederli all'opera quando gli avversari saranno altri, quando ci saranno le scadenze vere, quando le cambiali del centrocampo dovranno essere pagate. Per adesso, comunque, il matrimonio è un idillio. Il Piacenza è frastornato dalla partenza lampo del Milan e tuttavia, grazie alla verve di Di Francesco, alla buona corsa di cui è dotato, tenta di limitare i danni proponendosi in avanti. Ma quando Panucci vola in cielo, lassù, per catturare la palla del 2-0 sulla pennellata di Raffaello Baggio, la squadra di Cagni capisce che non è giornata. Le mancano parecchi titolari, è vero, ma soprattutto il Milan è di un altro pianeta. E Georges Weah? Beh, per il liberiano è la giornata della bontà. Cerca di far segnare i compagni, in particolare Maldini. I difensori, si sa, segnano di rado e per vincere il pallone d'oro occorre fare i gol. Capello, per liberare il terzino dalla tenaglia dei piacentini, sposta Eranio sulla fascia sinistra. Savicevic vorrebbe un pallone solo per sé e addirittura pretende di usare il destro, mentre sull'altro fronte Piovani cerca di far scaldare Rossi.
Capello non ama gli scherzi di questi tempi, perché ogni errore, ogni sospiro potrebbe essere usato contro di lui. Ancora immagini del felice idillio fra i fantasisti rossoneri e poi qualche numero di UEA, in attesa della cucuma del tè di metà tempo. Nella ripresa la parola d'ordine è tutti per uno, Maldini, e uno per tutti, Savicevic. Il montenegrino vuol far dimenticare la serataccia di Coppa. Intanto, tra gli emiliani, entra Caccia, che mostra questo numero alla platea di San Siro. Taibi non abbocca alla punizione di Roberto Baggio ed Albertini tenta la strada della gloria trovando avversari sulla sua traiettoria. Poi il sogno si avvera, come nelle favole, sul calcio d'angolo di Savicevic, una vera caramella al miele dà a Maldini la soddisfazione del gol. E tutti vissero felici e contenti. Capello non teme un'inflazione di palloni d'oro. Io ritengo che noi abbiamo tre giocatori straordinari, proprio candidati al pallone d'oro o almeno arrivare fra i primi cinque, Maldini, UEA e Baresi. Maldini quest'oggi ha fornito una prestazione straordinaria per classe e potenza. Ma intanto sono molto contento per quello che do alla mia squadra, per quello che do ai tifosi, poi se dovesse arrivare qualcosa di più bene, se no sto bene ugualmente. È vero che a un certo punto Capello, l'ha detto lui, non rivelo niente di particolare, ha spostato un po' Eranio dalle sue parti per cercare di consentirle qualche sganciamento in più. Non credo. A meno se l'ha fatto non, io non sapevo niente. Da Maldini a Baggio, il matrimonio con Savicevic. Oggi abbiamo così dimostrato che possiamo giocare insieme e che la squadra in fin dei conti non ha tutti quei problemi che si diceva. Cagni. Una cosa che non ho accettato molto, se è stata così, visto che secondo me avevamo la possibilità di far soffrire un po' di più. Da Milano per la Domenica Sportiva, Franco Zuccalà. Ricordato molto quello decisivo che segnò contro la Roma all'Olimpico. Si è sviluppato praticamente come lo stesso gol che ha fatto contro la Roma, ha scartato due difensori e poi si è trovato solo di fronte al portiere. Quando sente l'aria di Roma, George Weah sembra assumere le sembianze di Attila, il flagello di Dio. Come il condottiero degli Unni che passando da queste parti non faceva più crescere l'erba, il liberiano lascia il segno anche sull'Olimpico laziale, dopo aver fatto piangere tre mesi fa i tifosi giallorossi. La prodezza del bomber africano è di quelle destinate a dare una svolta all'intero campionato, oltre a decidere una sfida che il Milan ha meritato di vincere più nel primo tempo che nei secondi 45 minuti. Capello, sin dalla scelta della formazione, aveva dimostrato di non volersi accontentare, puntando ad osare di più e schierando il tridente UEA Savicevic Baggio anche sul campo di una grande. Coraggio, ma anche attenzione tattica nelle mosse del tecnico friulano, visto che i due fantasisti arretravano molto spesso a sostegno del centrocampo prima di ripartire velocemente sulle fasce. Da parte sua, UEA, ben assistito, si metteva subito in luce, ma illudeva i tifosi biancoazzurri accorsi in oltre 60.000 all'Olimpico con qualche errore non abituale. Anche il tridente laziale, schierato da Zeman con molta accortezza tattica, provava a pungere, ma il solo Rambaudi sembrava in giornata positiva, mentre Casiraghi era ingabbiato dalla fortissima difesa centrale rossonera. E Signori confermava una volta ancora di non vivere un momento felice, anche se Zeman trovava il modo di difendere la prova del capitano. Il Signori, ultimi tempi, parlo della partita di Milano, della partita di oggi, ha fatto sui buoni livelli. Purtroppo quando Signori non fa gol si dice che non gioca, il discorso anche lì, magari UEA che ha avuto due palle, su una primo tempo ha sbagliato, secondo ha fatto gol, se non faceva gol penso che la valutazione era diversa e penso che Signori è stato molto più attivo rispetto a UEA oggi. Neanche la prestazione di Roberto Baggio, antico gemello di Signori in maglia azzurra, poteva definirsi esaltante, ma il codino, in un quadro generale di non eccelsa continuità, tirava fuori dal cilindro perle di classe purissima, fornendo Savicevic di un assist straordinario, sprecato dal montenegrino anche per la bravura di Mancini. Neanche l'infortunio di Albertini, sostituito dal 18enne Ambrosini, confermatosi molto più di una speranza, frenava il Milan in questa fase della partita, controllata a piacimento dai rossoneri. La caparbietà di Casiraghi e l'intraprendenza di Rambaudi non impensierivano più di tanto un Rossi sin troppo nervoso, autore di uscite non proprio ortodosse, di cui faceva le spese soprattutto Favalli, colpito duramente al naso. Il difensore rimediava la frattura del setto nasale. Per il portiere non c'era invece neanche il cartellino giallo che Treossi avrebbe potuto estrarre. Scintilla a parte, era però sempre il Milan a fare la partita e ad andare vicinissimo al gol. Prima UEA non riusciva a concludere per la coraggiosa uscita a valanga di Mancini.
Poi Savicevic, ancora una volta splendidamente imbeccato da Roberto Baggio, portava a 5 il numero delle palle gol nitide fallite dai rossoneri nel corso del primo tempo. La ripresa, in cui Marcolin prendeva il posto dell'affaticato Di Matteo, vedeva la Lazio tentare una reazione più incisiva. Ma se nel primo tempo aveva impressionato la forza offensiva del Milan, nei secondi 45 minuti saliva in cattedra la retroguardia rossonera, orchestrata dal solito inossidabile Baresi e con Maldini come sempre straripante. La supremazia territoriale degli uomini di Zeman così non si concretizzava in reali occasioni da rete. Qualche protesta laziale su un fuorigioco millimetrico fischiato a Signori e le conclusioni di Winter e Marcolin erano però un campanello d'allarme cui Capello prestava subito orecchio, rinunciando dopo un'ora di gioco a Roberto Baggio per rafforzare la difesa con il giovane Coco. I rossoneri poi non rinunciavano a pungere ancora in contropiede e su Maldini, lanciato nel deserto della metà campo biancazzurra, ci voleva tutta la decisione di Mancini, in libera uscita fino quasi al centrocampo. Identica decisione però il portiere laziale non mostrava a 3 minuti dal termine in occasione del gol di Weah, bravissimo ma favorito nella circostanza anche dall'ingenuità della difesa centrale di Zeman, incapace di neutralizzare il liberiano in una prodezza da pallone d'oro. Dedica a tutta la squadra questa vittoria e questo gol, e soprattutto anche ai difensori del Milan che sono riusciti a neutralizzare il pericoloso attacco della Lazio. La Lazio, dopo quasi un anno, conosceva così nuovamente l'amaro sapore della sconfitta all'Olimpico, dove l'ultima squadra a passare era stato il Bari nel gennaio scorso. Il Milan, con questi 3 punti, si lancia ancora più decisamente sullo scudetto e le rivali dovranno davvero inventarsi qualcosa per far mancare a Capello l'obiettivo principale della stagione rossonera. I due tecnici, dopo essersi punzecchiati con dichiarazioni pepate per tutta la settimana, si spiegavano negli spogliatoi dell'Olimpico. Siamo usciti assieme dal campo, abbiamo parlato tutto in un corridoio, lui mi ha spiegato il perché di certe sue dichiarazioni, io le accetto e basta, proprio con molta calma, molta cordialità, diciamo, fra due che lavorano nello stesso campo, però mi ha fatto piacere quello che mi ha detto. Dico, se viene un giornalista e mi chiede tra Tizio e Caio quale ti piace, io se dico Tizio, allora Caio si offende, se dico Caio si offende Tizio. Zeman e Capello però dimostravano anche nelle interviste del dopo partita di vedere il calcio in maniera nettamente diversa. Per secondo tempo penso che meritava di più la Lazio sul piano di gioco, anche se il merito di Milan, che fase difensiva non ha sbagliato una palla e non siamo riusciti ad andare. Penso che poi con pareggio che ormai era scritto, purtroppo siamo stati puniti dalla distrazione nostra. È una vittoria meritata secondo lei? Ma io credo di sì, perché se andiamo a vedere, noi abbiamo avuto 7 occasioni da gol, solo davanti ai portieri, e la Lazio non ha mai tirato in porta. Si concentra in preghiera prima della partita Weah. È l'uomo più atteso della gara e il Milan comincia subito in avanti. La prima conclusione dopo appena 4 minuti, c'è un calcio di punizione dal limite e Baggio sfiora il palo. Il Napoli comunque non sta a guardare, Agostini trova un varco, entra in area di rigore, impegna Rossi e poi lo stesso Agostini in forbice mette fuori. Marcatura uomo nel Napoli, Baldini su Weah, Iala su Baggio, e Tarantino su Savicevic, pari su Donadoni. Ruba palla proprio Donadoni e va alla conclusione con il destro fuori di poco. Il Milan continua ad attaccare, Savicevic sulla destra parte il suo traversone, taglia la tela, arriva con un attimo di anticipo su Weah. Sempre il Milan in avanti, gran sinistro di Savicevic e taglia la tela, dimostra di essere in serata di grazia. Al 22esimo Baggio in profondità per Weah, contatto con Cruz, calcio di rigore decretato dall'arbitro Bolognino. Rivediamo il contatto tra il libero del Napoli, appostato alle spalle di tutti i suoi compagni della difesa, e Weah. Batte Baggio, bravissimo, taglia la tela, intuisce e la sua porta è salva. Boskov si agita in panchina, molto attento comunque nella disposizione delle marcature, cerca la soluzione personale Weah, il suo tiro è alto. Nella fase finale del primo tempo qualche sortita in avanti da parte del Napoli, qui è la conclusione di Pizzi, difettosa la presa da parte di Rossi e alla fine Agostini tenta di inquadrare la porta senza successo.
Ancora il Napoli nella fase finale del primo tempo, Pizzi e Agostini isolati in avanti, tutti i centrocampisti comunque a fare pressione, elegantissima la manovra di Pizzi, poi il suo traversone che si spegne a fondo campo. Quando può il Napoli tenta di dare respiro ai suoi difensori, ma naturalmente non è che per Rossi il lavoro sia gravoso. In avvio di ripresa Capello manda in campo Simone al posto di Baggio. E subito Simone al primo scatto fa secco a Ayala, sul quale che era entrato in marcatura su di lui. Attentissimo, allora Boskov cambia la marcatura e su Baggio mette pari. Weah, il suo tiro deviato a fondo campo. È naturalmente un monologo del Milan, sulla sinistra Simone. Palla al centro, poi dopo una serie di tocchi Savicevic dà ad Albertini e taglia la tela, è veramente imbattibile in questa serata. Dopo due mesi rientra in campo Pecchia al posto di Bogosian, che non è molto convinto della sostituzione. Milan ancora sempre in avanti, Weah retrocede alla caccia di palloni, si districa bene, poi dà a Simone, serie di rimpalli, conclusione ancora di Savicevic, ma taglia la tela, è veramente in serata di grazia. Ancora Weah, tocca fuori, il tocco al centro poi di Simone, la conclusione di Albertini deviata a fondo campo e dall'angolo ancora un colpo di testa poi di Weah fuori di poco. Insiste il Milan in avanti, ma il Napoli cresce anche nel morale. Una possibilità per Simone che rimette al centro, colpo di testa di Savicevic, il 44esimo si supera, taglia la tela. Non è ancora finita, al 47esimo Di Canio in campo, palla per Maldini, parte il suo traversone, sbuca Savicevic, ma c'è ancora, taglia la tela. Davvero per il Napoli il suo portiere stasera è stato provvidenziale. Rivediamo l'ultima iniziativa con il cross di Maldini, il tiro di Savicevic, la parata di taglia la tela. C'è il gelo tra i tifosi rossoneri del Milan. L'eliminazione di Coppa ha lasciato il segno. C'è il gelo anche tra Scoglio e Capello, gelo che risale all'epoca terziaria. I crateri lunari del campo consiglierebbero scarpe e tacchetti grandi taglie. Si avvicina il Santo Natale. Simone e Di Canio mandano baci a tutti. Per loro andare in panchina è già grasso che cola. Lentini, che ha rotto con Capello, secondo alcuni è già all'Arsenal. Infortunati Savicevic e Panucci, ecco Eranio e Tassotti. Davanti Weah e Baggio, ma non è tempo di palloni d'oro. Il Torino è subito disinvolto, Scoglio attacca con Caric e Rizzitelli. Nel bel mezzo della difesa rossonera c'è un buco enorme. Rizzitelli non osa però offendere Rossi e sull'azione che segue Albertini e Caric entrano in collisione, come dicono i cronisti che non vogliono compromettersi. Ma secondo noi, chiamiamo gli antichi proverbi, il rigore c'è quando l'arbitro fischia e il gol c'è quando l'attaccante, cioè Rizzitelli, segna dal dischetto. Il Milan è nei guai. Non l'avesse mai fatto il Torino. La squadra rossonera, furente, molla i terzaroli e i pappafichi e col vento che soffia dalle retrovie, grazie al vecchio ma sempre valido Tassotti sulla destra e dell'instancabile Maldini sulla sinistra, comincia un martellamento durissimo. Desailly e Boban si buttano in avanti. Quando si presenta il cortese invito del fine dicitore Roberto Baggio, il caterpillar Boban tranquillizza Capello e gli astanti, riportando la quiete nel mare in tempesta. Il Milan potrebbe approfittare del momento e in effetti Weah supera Caniato, ma trova a Cravero l'intrepido capitano che fa da ultimo baluardo. L'assalto del Milan continua e anche se la palla decide di non entrare, grazie anche all'abilità di Caniato, c'è da dire che pian piano il Torino comincia a riorganizzarsi e gli assalti rossoneri si fanno sempre più approssimativi e blandi. C'è qualche intervento di alta acrobazia, qualche tiro poco centrato e Weah non riesce a far meglio di quel che vedete. Maltagliati non è un facile cliente. In attesa che dai buchi di San Siro venga fuori la talpa, uno specialista con pompon e penne d'ordinanza comincia un rito voodoo sul terreno. La palla potrebbe decidere di entrare nella ripresa quando al capezzale del diavolo accorre Simone che sostituisce Eranio. A questo punto l'episodio che farà imbestialire Capello.
Anglomà anticipa UEA con un intervento di mano. Tombolini è comprensivo. Per evitare ai rossoneri figuracce dal dischetto come quelle fatte contro il Napoli e il Bologna, chiude gli occhi. Li tiene invece ben aperti Caniato, anche se in campo comincia ad affiorare la fatica e i riflessi sono appannati. Il Torino si arrocca in difesa. Boban e Desailly, dotati atleticamente, continuano ad attaccare. Baggio si limita ai colpi di Fino, ma Caniato sembra una libellula. Ma non è tempo di fioretto. Si usa la clava. Basta guardare cosa succede nei pressi di Caniato per capire che aria tira. In ogni caso ci sono baci e abbracci. È una bella storia d'amore, anche se occorre approntare un ospedale da campo per soccorrere i dolenti. Capello manda nella mischia Di Canio al posto di Albertini. Milan all'ultimo assalto. Bacci si fa cacciare per doppia ammonizione. Scoglio ha già perso Karić, Rizzitelli e Anglomà. Ma siamo agli sgoccioli. UEA non è fortunato. Boban non riesce a centrare l'obiettivo. E mentre i crateri lunari di San Siro aspettano l'arrivo degli astronauti previsti per Natale, Capello racconta di aver visto una partita di pallavolo. C'è un calcio di rigore che è clamoroso, che non capisco come non ci sia stato concesso, perché qualche volta può essere discutibile, io non accetto sempre decisioni arbitrali, qualche entrata sul pallone, ma questa volta Anglomà ha colpito il pallone di pugno come un giocatore da pallavolo, non ho capito, o come un portiere. Scoglio replica così. È una partita che giochiamo fuori casa e guarda caso vengono fuori tre miei giocatori per infortuni, non se li sono fatti da soli. Lasciamo, la domenica è vissuta così, il Torino ha pareggiato, ho detto poco fa che sul piano della qualità del gioco, delle occasioni, il secondo tempo il Milan avrebbe senz'altro meritato una vittoria, ma sarebbe stato punitivo per lo spirito, non ho detto io per il gioco, altrimenti se noi ci attacchiamo ai se o ma qui non finiamo mai di discutere e nascono polemiche. Presidente, abbiamo visto grande attesa, grande atmosfera, si dice che sia anche un po' un duello extra calcistico tra lei e Berlusconi, che cosa dice? Ha dormito bene stanotte? Io dormivo benissimo, ho dormito benissimo. Io fino al primo minuto della partita, devo dire la verità, sono sempre sereno. Poi durante la partita divento tifoso e poi lo stress dell'emozione durante la partita me ne fa risentire fino al giorno dopo. Però fino a prima, al momento dell'inizio sono serenissimo, quindi non c'è problema. Visto che avete parlato un po' di ordine pubblico, beh, vorrei dire che è stata una mia richiesta, quella peraltro subito accolta dall'autorità, quella di dare almeno per la Toscana la partita in televisione, se gratis, senza averne nessun ritorno, anzi sicuramente con qualche danno, anche per le nostre televisioni, anche per il cinema eccetera, però mi stava a cuore l'ordine pubblico. Visto non tanto per la rivalità delle tifoserie, ma visto che c'è la richiesta enorme che c'era da tutta la Toscana di dire se qui c'era una ressa, la ressa e non può entrare poi nello stadio sarebbe stato pericoloso. Presidente, io a proposito di televisione una domanda gliela devo fare, mi scusi. Ma che cosa si aspetta? Che accoglienza si aspetta possa trovare l'amministratore delegato del Milan Adriano Galliani dopo la vicenda delle dimissioni in settimana che si sono un po', come dire, accavallate un po' di situazioni, diciamo così, abbastanza strane? Ma io non ho mai voluto pronunciare niente in merito. Quando sono andato alla Lega ero soddisfatto e in quanto sono state accolte tutte le mie tesi circa il capitolato che poi i dirigenti della Lega e della Federazione hanno accolto, quindi evidentemente ero felice di questo. Poi il resto, il problema di Galliani sarà un problema suo, forse non credo che c'entrino niente né con la Fiorentina né con non so quali siano i suoi problemi. Nella Fiorentina il colpo a sorpresa di Claudio Ranieri è quello dell'inserimento di Robbiati, titolare, e Sottil quindi andrà in panchina. Voci di dentro parlano di una marcatura a zona nei confronti di Roberto Baggio. Per il Milan il dubbio vero era rappresentato dalla presenza in campo di Panucci, infortunato nell'ultimo allenamento. Bene, abbiamo visto Panucci scaldarsi, quindi a meno di clamorose novità Panucci dovrebbe far parte di questa partita. A te la linea, Enrico. Presidente Cecchicori, un'ultima domanda. Allora dovrebbe giocare Robbiati, Fiorentina schierata, come dire, in versione molto offensiva, significa che ci credete per lo scudetto? Che poi appunto altri concorrenti come il Parma che abbiamo visto. Ma lei è sicuro? Perché guardi, gli allenatori fanno pretattica fino a un secondo prima di entrare in campo, sai, io non la so la formazione. Ma lei all'imbocco degli spogliatoi si prende le sue responsabilità. Va bene, quindi io non la so la formazione.
È importante che le due squadre facciano veramente una bella partita sul piano del gioco e non si facciano prendere dal nervosismo con entrate dure, perché delle volte quelle tensioni possono portare a questo anche in maniera non voluta, e che io abbia lo stesso sorriso alla fine della partita che ho adesso. E che vi devo dire? E per lo scudetto ci credete o no? Ma io dico adesso, pensiamo alla partita di oggi, e che vinca il migliore. Viola e rossoneri sono le due squadre che hanno conquistato più vittorie nell'attuale Serie A. La Fiorentina con il miglior rendimento casalingo, il Milan esterno. Entrambe si trascinano qualche problemuccio, a parte Savicevic, e il più importante per la compagine di Capello è l'indisponibilità di Costa Curta. Per Ranieri, oltre ai noti infortuni, la squalifica di Carnasciale. Le sorprese non mancano all'annuncio delle formazioni. Fra i viola spicca la presenza di Robbiati, preferito a Sottile. Dall'altra parte Tassotti, in panchina ad Esaì, arretrato al fianco di Baresi, Donadone a sinistra. Tribuna per Coco. Io sapevo che Tassotti non avrebbe potuto fare tutta la partita, perché è un giocatore che ha una certa età, poteva fare molto bene tutta la ripresa. E a quel momento ho cambiato la tattica, ho riportato Maldini in mezzo alla difesa e Desai a contrare più a centrocampo. Gremitissima la tribuna VIP, c'è chi Gori, e non solo lui, sente particolarmente la sfida. La posta in palio del resto è altissima, un successo della sua squadra proietterebbe la Fiorentina al comando del torneo. L'ultima volta accadde 13 anni fa proprio col Milan. Al fischio di Pairetto è subito partita, i padroni di casa pigiano sull'acceleratore. Battistuta impegna Rossi, ma per l'argentino non ci saranno molte occasioni per mettersi in luce. Verrà sostituito a pochi minuti dal termine per infortuni. La gente dice che la Fiorentina dipende da Battistuta soltanto perché io sono quello che segna di più, però non mi sembra questo. E la Fiorentina è in alta classifica perché sì, Battistuta segna, però anche perché non prende gol. Dall'altra parte c'è UEA, sicuramente più pericoloso. L'attaccante si muove come un felino, nonostante la guardia di Amoruso, sorpreso sull'incornata fatale del liberiano. Rispetto all'anno scorso i viola sono più squadre. Non deve meravigliare dunque la vigorosa reazione di Rui Costa e compagni, capaci di riagguantare il pari dopo appena un minuto. Il gol è firmato Robbiati, scattato ai limiti del fuorigioco. Il fantasista ripaga ampiamente la fiducia datagli dal tecnico. Sono contento perché ho fatto il gol e penso di aver giocato una buona partita, quindi la scelta è stata giusta. Nessuna squadra supera l'altra, la Fiorentina prova a imporre il ritmo preferito, il Milan con Albertini e Donadoni detta il suo. L'equilibrio si rompe nuovamente ad inizio ripresa, quando Pairetto indica il dischetto dopo un contatto in aria tra Amoruso e UEA. In campo sono in pochi a contestare la decisione dell'arbitro, diversa la reazione dalle tribune. Ai tifosi gigliati tornano subito alla mente le proteste rossonere di 7 giorni fa contro i Granata e soprattutto le dimissioni poi rientrate di Galliani. Questa settimana si è parlato tantissimo di questo fatto qua, il rigore non concesso domenica scorsa al Milan, quindi probabilmente anche l'avversario nel suo inconscio era pronto per qualsiasi evenienza, l'occasione, la prima occasione che si presentasse in area di rigore nostra a concedere il rigore. Ecco, io non credo mai alla mala fede, anzi credo sempre alla buona fede degli arbitri, quindi credo che il signor Pareto abbia dato una buona partita e si è visto in quel momento di dare rigore, va bene così. Baggio questa volta lascia da parte i sentimenti e batte di potenza Toldo. Il Milan crede forse chiusa la partita. Sempre in vantaggio, cosa è mancato? Ma il colpo del KO, purtroppo potevamo farlo dopo il 2-1, non siamo stati bravi in questo e poi è venuto il pareggio. In settimana tutti gli uomini di Ranieri avevano indicato nell'esperienza l'arma in più del Milan, dato inconfutabile anche perché in effetti negli ultimi anni la Fiorentina non si era mai trovata a lottare per posizioni così di rilievo. Ma esperienza o no, i viola, quando c'è da sfruttare l'errore dell'avversario, non si lasciano sfuggire l'occasione, anche se l'avversario si chiama Milan. Dimostrazione ne è il gol del 2-2, la punizione di Rui Costa sfiorata da Baiano. Una rete che scatena l'entusiasmo di Cecchi Gori e la rabbia di Capello. Ma diciamo che l'ultimo gol poteva essere evitato. Il primo vale lo stesso discorso, però il primo c'era solo davanti al portiere, mentre il secondo è un gol che una squadra come il Milan non può prendere. La benzina è finita, viola e rossoneri tirano il fiato e remi in barca. Inutile correre i rischi, anche perché le notizie che arrivano dagli altri campi sono per entrambe il più bel regalo da mettere sotto l'albero. Questo campionato è molto difficile, molto strano. Quando meno si aspetta si perde dei punti.
Vi vuol dire che la Fiorentina è davvero una squadra da top, è una squadra che può fare molto bene. Milan festeggia il Natale al comando, non è poco. No, è importante, poi ci sono altri risultati importanti nelle altre squadre, però devo dire che abbiamo un po' di amaro in bocca, anche se il risultato alla fine può essere ritenuto giusto. Dopo l'Inter riesce al Milan dunque uscire imbattuto dal Franchi. Il Milan è che non perde a Firenze da 10 anni e che resta la bestia nera dei viola. I rossoneri infatti sono la squadra che più di tutte ha espugnato questo campo in gare di Serie A. Dopo la partita dico, questa doppia rimonta, questo loro essere un pochettino, in alcuni giocatori un pochettino più tesi, ci può stare. L'importante è, ecco, che abbiano piano piano la consapevolezza, abbiano capito la consapevolezza che possono migliorarsi ancora. La Fiorentina, l'avete detto tutti, ha dei giocatori di qualità, di talento e può essere pericoloso anche per il campionato. Per Natale San Siro si era regalato un campo tutto nuovo, ma le zolle da poco piantate sono riuscite solo in parte ad arginare una pioggia battente che ha flagellato ininterrottamente Milano negli ultimi 2 giorni. Ma il Milan oggi non se n'è accorto. Forza, fantasia, potenza, queste le armi messe in campo da Capello, e la Sampdoria, senza 8 titolari, fra cui Chiesa, da alcune settimane il suo uomo migliore e con il giovane Serini al suo debutto fra i pali, poco può fare per arginare la voglia di gol del Milan, reduce da 3 pareggi consecutivi che avevano frenato la sua corsa. Uea prega e alza al cielo davanti al pubblico di San Siro il suo pallone d'oro, primo giocatore non europeo a provare questa gioia. Martedì partirà per la Coppa d'Africa, ma Capello da oggi ha meno paura. A rincuorare il tecnico rossonero il recupero di Savicevic, oggi schierato largo sulla fascia, e la forma ritrovata di Roberto Baggio. I due fantasisti rossoneri si cercano in campo e dimostrano che la loro coesistenza non era un'utopia. Il Milan vuole subito il gol e lo trova già al 10° angolo di Baggio, girata di testa di Weah, tocco finale di Panucci che si abbandona ad una danza propiziatoria. Ed infatti il Milan ha solo cominciato a raccogliere i suoi frutti. Baggio inventa e offre palloni, e forse è proprio questo che Cesare Maldini in tribuna fa notare a Sacchi. La Sampdoria fa quello che può, la squadra di Eriksson reagisce col suo uomo di maggior classe Mancini, ma poi l'azione finisce fra le braccia di Rossi. Il terreno continua a fare brutti scherzi, prima Sidor rimedia una figuraccia e poi un retropassaggio di Evani, rallentato da una pozzanghera, sembra preda facile per Maldini, ma Sereni poi si salva. E il giovane portiere blucerchiato, pochi minuti dopo, nulla può sul secondo gol del Milan. Baggio cade, il pallone arriva a Savicevic che vola via e, pur perdendo per un attimo l'equilibrio, di sinistro batte Sereni. 2-0. Feste e baci, anche con Baggio, ma non dovevano essere rivali. Io e lui vogliamo far vedere che possiamo giocare insieme, e questo è ancora un motivo in più per giocare ancora meglio. La Samp, con Mihajlovic, sicuramente uno dei migliori fra i blucerchiati, cerca su punizione di rimettersi in corsa, ma Rossi ci arriva anche di piede e poi spiega come ha fatto. Alla fine del primo tempo potrebbe esserci gloria anche per Lentini, opaco il suo rientro. A creare sono sempre Baggio e Savicevic, ma poi Lentini ha poca fortuna. Nel secondo tempo al suo posto entra Donadoni, ma la ripresa è tutta sotto il segno di Roberto Baggio. Abilità, fantasia, forza, c'è tutto il Baggio più bello nella terza rete rossonera, capace ancora di saltare l'avversario e poi di andare in gol alla sua maniera. Sicuramente la miglior partita di Baggio con la maglia del Milan. La Sampdoria, pur sotto di 3 gol, cerca di alzare la testa, ma la diagonale di Sidors trova Rossi in grande giornata. Eriksson, una giornata difficile per la Sampdoria oggi. Sì, non facile quando si perde 3-0, però la squadra non ha giocato male. È stata una bella partita, secondo me, su un campo molto difficile. E poi, nonostante 3-0, io penso che noi usciamo con testa molto alta qui. Abbiamo fatto una buona gara. Milan è stato più forte di noi, complimenti.
E l'ultimo quarto d'ora da dimenticare per Roberto Mancini, il giocatore sampdoriano ancora troppo nervoso prima chiede inutilmente il rigore per questo intervento di Costa Curta. Poi, subito un brutto fallo da Maldini, discute animatamente con il giocatore smarrendo calma e concentrazione. Poi si scontra con Weah e ha la peggio. Ricoverato all'ospedale di Niguarda, è stato sottoposto ad un attacco che ha riscontrato la frattura della parete laterale dell'orbita a sinistra. Riportato a Genova in ambulanza e tenuto sotto osservazione. Ne avrà per almeno un mese. Un brutto colpo per la Sampdoria, già falcidiata dagli infortuni, in una giornata da dimenticare. Positiva invece al massimo per il Milan, che ora con 3 punti di vantaggio sulla diretta inseguitrice potrà gestire con un pizzico di tranquillità in più l'attesa per il ritorno di George Weah. Martedì parte Weah, abbiamo Simone che credo sia in ottime condizioni e sono molto fiducioso sulle condizioni e su quello che ci darà lui. Ha visto il baggio che vuole lei? Ma secondo me deve fare ancora di più. Sì, oggi è andata molto bene, soprattutto nel risultato, però abbiamo fatto una buona partita, questa è la cosa più importante. Sicuramente sei soddisfatto della tua prova? Sì, oggi finalmente sì, anche perché al di là del gol, insomma, credo che sia stato importante per la squadra, per cui adesso mi sento più felice. La prima partita con Weah lontano, impegnato nella Coppa d'Africa, era molto importante per il Milan. La squadra rossonera doveva dimostrare agli avversari di poter fare a meno della potenza del liberiano. Ma lo 0-0 con la Cremonese, a poche ore dall'esternazione di Galliani, che ormai conta gli stranieri con il pallottoliere, laurea comunque il Milan campione d'inverno, imbattuto da 12 turni, ma lascia molti interrogativi aperti. Oggi la fantasia di Baggio e di Savicevic non ha dato i frutti sperati. Simone non è apparso al meglio, in tutto l'attacco è mancata fluidità e potenza, oltre ad un giocatore capace di finalizzare l'azione. Il Milan senza Weah ha cercato lo scambio in velocità, ma con pochi risultati. È sembrato, in alcuni scorci, di vedere il Milan dello scorso anno, capace di produrre una mole impressionante di gioco, ma con gravi problemi nel finalizzarlo, nell'ultimo passaggio. La partenza di Weah libera il posto a Boban, Capello schiera un 4-3-3 con il tridente affidato a Baggio, Savicevic e Simone. La Cremonese, pur priva di pedine importanti a centrocampo, riesce a non perdere la testa davanti alle bordate rossonere. Velocità e pressing le armi iniziali del Milan, ma la Cremonese, ultima in classifica, stringe i denti davanti alla capolista. Al quarto d'ora Simone potrebbe imprimere una svolta importante alla partita, ma la sua conclusione è troppo debole e Verdelli riesce ad intercettarla. Ed ancora Simone, poco dopo, conclude un'azione impostata da Baggio. Il pallone si sgonfia ed il Milan lo imita. Baggio cerca di svegliarlo, ma oggi non va. Capello intuisce che la giornata sarà difficile, rimprovera spesso Savicevic, oggi meno intuitivo e ficcante di domenica scorsa. E infatti il secondo tempo sarà decisamente amaro per la squadra rossonera. Passano i minuti e la Cremonese si fa coraggio. Il Milan non riesce più a tirare in porta, gli unici pericoli arrivano su una punizione di Baggio, ma Turci si distende bene. Simoni capisce che la partita sta cambiando e prova la carta Tentoni. E Tentoni potrebbe riscattare una stagione grigia regalando la vittoria alla Cremonese, ma al momento giusto ha poca fortuna. E ad un quarto d'ora dalla fine un episodio fa arrabbiare i rossoneri. Maldini e Tentoni hanno un incontro ravvicinato in area. Maldini cade e chiede il rigore, ma Beskin non fa una piega. No, mi sono arrabbiato anche perché secondo me era netto, l'arbitro ha detto che non ha visto, niente, però io l'ho assicurato che il rigore c'era, anche perché non sono bravo a buttarmi. Negli ultimi minuti Simoni toglie Aloise e inserisce Fantini, il giovane centrocampista, con la sua velocità crea problemi ulteriori al Milan. Capello risponde con l'inserimento di Lentini al posto di Simone per cercare di dare più peso alla prima linea rossonera, ma il finale di partita è tutto grigio-rosso. Fantini ha una marcia in più, lancia Tentoni, ma il diagonale è fuori di poco. Poi ci vuole la classe di Baresi per bloccare Maspero. Nei minuti finali ancora 2 brividi per il Milan. Prima il colpo di testa di Tentoni finisce alto di poco, poi Petrachi va in gol, ma Beskin aveva già fermato l'azione per fuorigioco e Petrachi si prende anche l'ammonizione. Finisce qui, anzi qui tutto comincia, perché da questa sera si parlerà di un Milan Weah dipendente e di un mese di fuoco per i rossoneri. La Coppa d'Africa è lunga e le altre pretendenti al ballo dello scudetto non vorranno certo farsi sfuggire un'occasione così ghiotta. Eppure Capello nasconde bene la sua preoccupazione. Ma direi che il Milan nel primo tempo meritava la vittoria.
il Milan fino a 25 minuti dalla fine meritava ancora la vittoria. Diciamo che l'ultimo quarto d'ora ci siamo buttati in avanti per cercare di vincere questa partita, abbiamo concesso degli spazi alla Cremonese e due volte sono stati pericolosi. L'attacco del Milan è sembrato un pochino meno lucido di quello che è accaduto invece domenica scorsa contro la Sampdoria. Beh, questa è la verità, soprattutto abbiamo sbagliato delle palle molto facili da passare al limite dell'area di rigore e mettere uno davanti alla porta sola. È una cosa che non ci succedeva ultimamente, purtroppo però abbiamo sbagliato le occasioni molto limpide che abbiamo avuto. No, Milan che ha trovato delle difficoltà perché loro ci marcavano a uomo a tutto campo e non siamo riusciti magari a velocizzare in alcuni momenti la manovra, mentre quando siamo riusciti anche a verticalizzare, quando siamo riusciti a verticalizzare abbiamo creato anche delle palle gol. Diciamo che il pareggio è il risultato più giusto, se vogliamo, però penso che per chi ha visto la partita verso la fine, se la sensazione che potessimo vincere o che una squadra potesse vincere era più la Cremonese del Milan. C'è stato un momento di paura per il vostro presidente Luzzara, invece sta meglio. Sì, grazie al cielo, sì, ha avuto un malore proprio alla fine nel sottopassaggio, non tutti si sono accorti perché poi si è continuato a parlare di calcio, qualcuno anche in maniera un po' eccitata, mentre invece c'era un uomo in terra che stava malissimo, quindi a volte un po' di attenzione farebbe bene. Milan, dopo il passo falso di Cremona, riuscirà a tenere a distanza le avversarie in attesa del ritorno di UEA? Questa era la domanda che tutti si ponevano al fischio d'inizio di Milan-Padova. UEA dall'Africa scrive ai rossoneri lettere d'amore, ma a tornare non ci pensa neppure. E dunque la squadra di Capello deve farcela con le sue forze per cancellare una dipendenza ingombrante che ha fatto in settimana storcere il naso a molti rossoneri. Ma la partita vinta 1-0 contro il bel Padova di Sandreani lascia ancora qualche dubbio. Il Milan oggi ha dimostrato sì una determinazione maggiore di quella vista domenica contro la Cremonese, ma la squadra rossonera fatica a trovare la via del gol su azione manovrata, non ci riesce da 180 minuti e trova la rete solo su un rigore. Senza UEA si cerca la fantasia della coppia Baggio-Savicevic e la velocità di Simone, che ha tanta voglia di dimenticare giorni difficili. E la strada del gol sembra facile da imboccare per i rossoneri, ma prima Bonaiuti e poi la traversa infrangono progetti di facile vittoria. Il Padova è bravo a chiudere gli spazi, a muoversi in contropiede dove l'inedita coppia Vlahovic-Von Uchtrecht crea non poche preoccupazioni a Rossi. Nel Milan manca Maldini e si sente. Coco oggi fatica più di altre volte a sostituire il campione rossonero. Baggio si muove molto, crea, ma il gol non arriva nemmeno su punizione. Il fantasista rossonero dimostra di esserci e come, ma per Sacchi a quanto pare ancora non basta. È sempre targato Baggio il suggerimento per Simone, ma la conclusione è fuori di poco. E al diagonale di Simone risponde Vlahovic. Il Padova è vivo e si vede. Se ne accorge anche Rossi. Il colpo di testa di Giampietro fa venire i brividi. Nel secondo tempo Tassotti prende il posto di Coco, Savicevic spazia di più sulla sinistra e questo crea problemi alla difesa del Padova, che prima riesce a neutralizzare il montenegrino senza incappare nelle ire di Quartuccio, che però pochi minuti dopo è inflessibile sul fallo di Nava. Rigore. Dal dischetto Baggio realizza l'1-0 per il Milan, poi Savicevic, stanco e dolorante, lascia il posto a Donadoni. Il Milan cerca la rete della sicurezza che potrebbe arrivare poco dopo. Bonaiuti si tuffa su Boban e Quartuccio decreta il secondo rigore per i rossoneri. E sarà l'emozione? Il Milan è davvero poco abituato ad ottenere così tanti rigori? O chissà, Baggio lascia l'onere e l'onore del tiro dal dischetto a Simone, ma la voglia di riscatto dell'attaccante rossonero si spegne fra le manone di Bonaiuti. Una doccia fredda per Simone, pur protagonista di una discreta gara. E nel finale il Milan deve soffrire. Sandreani fa entrare anche Amoruso e il coraggioso tridente padavino a San Siro va vicino alla grande impresa. Siamo soddisfatti di questa prestazione contro un'ottima squadra. Abbiamo cercato di creargli difficoltà, credo che ci siamo riusciti. Finisce quindi 1-0. Quanto basta al Milan per tenere ancora lontane le avversarie che oggi però hanno risposto a suon di gol? UEA gioca giovedì con la sua Liberia. Per chi tiferà Capello, il tecnico rossonero intanto analizza così la partita. Ha creato diverse opportunità da rete, non abbiamo concretizzato, però sono contento di come la squadra si è mossa dall'agonismo, dalla determinazione contro un Padova molto valido quest'oggi. Ha avuto paura magari alla fine del primo tempo che capitasse come è successo a Cremona?
Sì, abbiamo avuto un momento di smarrimento, siamo andati troppo in avanti, abbiamo concesso spazi, però per il resto mi sembra che la squadra si è comportata molto bene. Quartuccio a fine partita spiega a Nave i motivi del rigore, ma l'ex rossonero ha la sua versione. È stata un'azione fallosa da parte di entrambi, era un'azione molto concitata all'interno dell'area, un blocco da parte sua con una gomitata, io mi sono appoggiato, sono franato su di lui e l'arbitro poi ha fischiato. Ma Savicevic, oggi versione papà, è di un altro parere. Sì, il rigore su di me era netto, senz'altro. Super Milan esce indenne dalla prova del Friuli e mantiene saldamente lo scettro. Classe e Mestiere alla fine hanno avuto la meglio. Giornata grigia, piovosa, ma la cornice è adeguata all'evento. In 30.000 a rispondere presente. Vuoti importanti invece nello schieramento di Capello. UEA non ha ancora smaltito il mal d'Africa. Baresi il malanno al ginocchio. Albertini in panca le fatiche accumulate. Zaccheroni preferisce Calori a Matrecano e Kosminski a Shalimov. L'Udinese ripresenta a Metrano, il Milan il suo tridente. Fischietto nelle mani del torinese Trentalange. In tribuna il Bundestrainer Berti Fox, venuto a dare un'occhiata a Birov che ambisce alla maglia della nazionale tedesca. Da 16 anni i friulani non battono i rossoneri, dovranno attendere ancora un po'. Pressing e fuorigioco applicati a regola d'arte dagli uomini di Cappello. La partita è piacevole, ritmi elevati nonostante il terreno, partita maschia. Elveg da destra cerca la testa di Birov, troppo centrale per impensierire Rossi. Un tentativo di Poggi, prova opaca la sua, trova un'anca milanista sulla traiettoria. Parecchi falli, il primo a finire sul taccuino è Boban dopo un rude intervento su Desideri, autentico puntello anche oggi dell'Udinese. Qui lo vediamo alla conclusione dalla distanza, Rossi vola all'incrocio dei pali. Desideri dalla bandierina corregge di testa Bia, Birov però non ci arriva. Bia, sempre lui, sbatte contro la massa possente di Desai ed esce dal campo in barella, resterà fino al 45esimo in campo, poi sarà sostituito da Matrecano, trauma cranico, la diagnosi dei medici. Va a rete Maldini, un paio di minuti dallo scadere, il capitano milanista sblocca il risultato con un missile terra-aria che si infila sotto la traversa. Sfortunato Battistini che coi pugni respinge proprio sulla schiena di Maldini, rapidissimo a voltarsi a battere col destro, Milan in vantaggio. A tempo scaduto l'Udinese ha una buona occasione, assist di Desideri per Poggi, la mezza tirata è fiacca e si va a riposo. Nell'intervallo passerella per Orioli l'africano, ovazioni per il quattro volte vincitore della Dakar che insella alla Yamaha in anella un giro di campo. In tribuna Galliani è apparentemente imperturbabile, dalla noce tiene banco con il suo brillante nonsense. Al quarto d'ora il Milan raddoppia, azione Savicevic, Baggio, Boban con il croato che fa il bello e il cattivo tempo in area friulana e stavolta Battistini ha qualcosa da farsi perdonare. Capello a quel punto ha messo il risultato in cassaforte, anche se il tridente va in bianco ci pensano difensori e centrocampisti a mettere a posto le cose. Prove tecniche dalla panchina, Albertini per Simone, Mauro per l'ancora troppo approssimativo Stroppa. Il Milan continua alla grande, duetano ancora Savicevic e Baggio, ma il tentativo del codino di Caldogno è fuori misura. Mauro, appena entrato, viene richiamato da Zaccheroni che manda dentro Pellegrini, scelta tecnica. Elveg in azione solitaria non trova alcun compagno piazzato e conclude così, Maluccio per la verità. Ancora un'occasione per parte e cala il sipario, successo legittimo dei rossoneri ma al cospetto della squadra che tremare il mondo fa, l'Udinese non ha sfigurato, esce battuta dal confronto ma non umiliata e forse oggi era il massimo che ci si poteva attendere dai bianconeri. Il Milan con UEA, scarso profeta nella Coppa d'Africa, ma riabbracciato come un messia dal Meazza rossonero. E la Roma senza Balbo, Fonseca e Tern, fuori per infortunio proprio in casa della prima della classe. Totti e Del Vecchio sono le punte romaniste, nemmeno 43 anni in due. L'intensità del primo quarto d'ora ha pochi precedenti. Baggio e UEA si cercano con frequenza e si trovano con facilità. Il gol del Liberiano, dopo 6 minuti, conferma che il pallone d'oro è l'incubo della Roma 95-96. Scatto e tocco di giustezza del campione nero che aveva già piegato i giallorossi all'Olimpico con una doppietta. 1-0, palla al centro e pareggio. Dopo il colpo di testa errato di Panucci, Totti risponde a Baggio con una deliziosa palla filtrante per Moriero. Rossi è battuto sul tempo. Il sinistro a porta vuota vale il momentaneo pareggio, il primo gol in questo torneo di Moriero, la prima rete romanista in casa del Milan dal 1991 nelle gare di campionato. Privo di Desailly squalificato con Donadoni inserito a sinistra di Albertini, lo squadrone rossonero patisce la Roma, il suo centrocampo e le folate di Moriero. Arrivano i complimenti di Savicevic. Abbiamo sofferto, abbiamo trovato una
grande Roma, anche senza Babbo, Fonseca e Ter. Loro hanno fatto una buona partita, mi hanno sorpreso perché da inizio hanno voluto vincere partita, questo è bene per calcio. In meno di 4 minuti Moriero perde l'occasione di regalarsi forse il pomeriggio più memorabile della sua carriera. Ma gli assist di Del Vecchio prima e Totti poi non trovano finalizzazione. E Baresi può rimediare alla grande ad un errore forse inedito per uno come lui. Capello chiede a Baggio e Weah di scambiarsi le posizioni. Mazzone risponde alternando al centro Petruzzi e Aldair. Il Milan cresce ma non incide. Difesa giallorossa sempre sotto pressione. Prova anche Donadoni da fuori. Forse per donare ai tifosi del Milan un gran gol nel giorno in cui annuncia che andrà a giocare a fine campionato a New York per 2 anni. Ma senza dimenticare questa maglia. Non è facile togliersi la maglia del Milan, ma in un certo senso la maglia del Milan non me la tolgo perché per me è veramente la seconda pelle. Però andava fatta una scelta, preferisco chiudere il Milan ancora, diciamo, in auge. La Roma è sempre e soprattutto Moriero, mentre Baggio sciupa la sua chance con soluzione che deve sembrare quasi un regalo a Cervone. Finisce in parità un primo tempo a denominazione di origine controllata. In avvio di ripresa un po' di materiale per la Moviola, protagonisti del vecchio Costa Curta e Panucci Totti, poi la grandezza di Weah anche come rifinitore. Il destro di Baggio e il sinistro di Cervone alla disperata. Al codino resta, sembra, solo l'incredulità. Ma è sempre lui l'uomo dell'ultimo passaggio, stavolta direttamente su corner. A Di Biagio non riesce l'azione di disturbo su Savicevic, anzi è Aldair a rendere inutile il tentativo di statuto che appariva pronto alla comoda respinta. Sentiamo l'Anna. Abbiamo preso un altro gol su calcio piazzato e questo poi sul 2-1 abbiamo forse salito un po' troppo il colpo e abbiamo fatto attaccare, però l'organizzazione del Milan è venuta fuori in quel momento. Sul 2-1 Capello inserisce Ragno al posto di Baggio che si dirige direttamente verso gli spogliatoi in aperta polemica. Il tecnico milanista, per 100 volte primo in classifica da allenatore, spiega così. Baggio si è arrabbiato per sostituzione, però io devo pensare alla squadra, al risultato. Non si può sempre rischiare, soprattutto giocando contro una Roma che quest'oggi aveva una gamba straordinaria. Nella Roma giova poco l'inserimento Riggianini per l'Anna. I giallorossi patiscono il grande sforzo dinamico del primo tempo e alla fine la mazzata del 3-1. Savicevic, che appare rinato dopo l'uscita di Baggio e gli spazi più larghi a disposizione, è fenomenale anche sullo stretto. Slalom e lucidità pro Panucci, che firma il suo terzo gol in campionato e imita Weah nella danza di gioia. Il Milan non perde da 15 giornate e vede più da vicino lo scudetto. Mazzone incassa la terza sconfitta consecutiva in trasferta e resta ancora senza vittorie su Capello. Pare che la differenza sia nella diversa qualità degli elementi a disposizione. L'Atalanta contro la prima della classe. Il pubblico delle grandi occasioni a Bergamo, 25.000 spettatori. Ci sono anche il CT della Nazionale Sacchi e Ottavio Bianchi. Nell'Atalanta squalificato Herrera, Montello libero, 3 marcatori, 4 centrocampisti in attacco, Morfeo e Vieri, Tovalieri è in panchina. Nel Milan ha confermato Donadoni, rientra De Zaghi, fuori Boban. Savicevic è più centrocampista che attaccante. Donadoni, per lui soprattutto i fotografi, Donadoni nella città lui calcisticamente tanto cara. Arbitro Farina, guardaline Marano contente, quarto uomo Bertocci. Un minuto di raccoglimento per ricordare l'ingegner Luigi Tentorio, scomparso in settimana, 89 anni, 50 anni nell'Atalanta. La partita, Montero in avanti, siamo nei primi secondi. L'Atalanta ha dunque il suo libero in attacco, De Zaghi va a cercare Weah. Valentini sembra in vantaggio, Weah allunga la gamba destra e batte Ferron, palla nell'angolino, è il primo minuto. Atalanta 0, Milan 1, Weah, ottavo gol in campionato. Rivediamo, sembra in vantaggio Valentini, ma Weah non molla, rischia il calcio di punizione contro per gamba tesa e poi mette la palla in rete. Ecco il momento cruciale. Weah su Valentini. 1-0 dunque per il Milan, prova a rispondere al quinto minuto l'Atalanta con il suo giocatore più talentuoso, Morfeo. Sinistro fuori bersaglio. Donadoni verso Weah, ottimo il controllo, poi il colpo di tacco, rapidissimo Savicevic che prende il tempo a Montero, cerca Baggio, conclusione di Baggio sulla traiettoria Bonacina. Roberto Gambutti, regista, e la squadra esterna 3 di Milano ci offrono questa immagine di Weah, la sua finezza per Savicevic. Intanto un pessimo esempio fornito da Pavone e Panucci che si contendono
il pallone. Vieri controlla, vede il suo capitano, Fortunato, destro fuori. Una chance per Morfeo che anticipa Baresi, che poi recupera la grande in acrobazia e viene colpito involontariamente da Morfeo, che chiede scusa. Rivediamo nel replay che ci viene proposto da Maurizio Ruggeri. Grande lavoro di Vieri che lancia Pavone, velocissimo. In ritardo Panucci che cerca di recuperare, va giù però il numero 13 dell'Atalanta e c'è cartellino giallo per Panucci. Sì, o il numero 2, conferma Farina, che lo registra sull'elenco dei cattivi, tra virgolette, di questa gara. Era diffidato Panucci, intanto la giocata eccellente di Sgro, ma altrettanto superlativa la risposta di Rossi in una delle parate a mio avviso più belle viste in questo campionato, proprio con la punta delle dita. Rossi, occhio a Morfeo che spinge Donadoni e poi stizzito scaglia via la palla sul fischio di Farina. Ammonito Morfeo che era diffidato, ma rischia l'espulsione. Morfeo con un applauso polemico lo perdona Farina. Intanto poco dopo Baresi su Morfeo, episodio da Moviola. La novità di questa settimana, 2 minuti di recupero segnalati dal quarto uomo alla fine del primo tempo e proprio in zona recupero un tentativo di Morfeo, un sinistro che non crea problemi a Rossi. Nel Milan all'inizio del secondo tempo Iranio al posto di Baggio, ancora una volta sostituito, sembra per un mal di schiena. Dopo pochi minuti Mondonico manda in campo Pisani al posto di Luppi. Savicevic per Iranio. Albertini, Ferron, prova ancora, stavolta con il sinistro, Albertini. Milan con il 4-4-2 ormai non più mascherato. Intanto Bonacina con decisione su Donadoni. Bonacina era diffidato, sarà squalificato. Rivediamo il suo intervento su Donadoni. Pisani prova da fuori area con il destro, conclusione assai insidiosa. Atalanta che non riesce a mettere l'uomo solo davanti a Rossi, prova spesso dalla distanza, non lontano dal bersaglio Pisani. Duello Montero-Panucci, va giù Panucci, possiamo vedere da altra angolazione, Farina non è intervenuta. Savicevic riceve da Iranio, poi l'accelerazione di Savicevic, disturbato al momento della conclusione da Paganini. Bonacina carica il destro, Rossi, intervento difettoso e calcio d'angolo. Rossi forse un po' tradito dal leggero esterno destro di Bonacina, rivediamo la sua parata che lascia un po' a desiderare. Intanto il fallo di mano di Panucci sul cross di Pisani, ma Panucci era molto vicino all'avversario. In campo Gallo al posto di Sgro, sempre 1-0 per il Milan. Iranio, Donadoni, un sinistro da dimenticare, esce Morfeo, entra Tovalieri, dunque un Atalanta a tre punte nel finale di gara. Fortunato, palla per Vieri, inutile questo gol, ha fischiato già l'arbitro, il guardaline ha segnalato, anzi l'arbitro stesso si è accorto di questo intervento di Fortunato su Desailly, giudicato irregolare. Intanto Weah, poi la parata di Ferron e Savicevic, ancora per Weah, lascia scorrere, prova con il destro. L'Atalanta è ormai disperata, la squadra di Mondonico fermata qui per fuorigioco dalla segnalazione del guardaline Marano. Capello se la prende con i suoi, forse Costa Curta teneva in gioco sia Vieri che Tovalieri. Ancora l'Atalanta con Pisani in mezzo a due avversari, da dietro interviene Panucci, Farina estrae direttamente il cartellino rosso ed è d'accordo Panucci che sportivamente stringe la mano all'arbitro e all'avversario, dunque neutralizza un po' la brutta figura del primo tempo con Pavone. Intanto nel Milan Tassotti per Savicevic, 4 minuti di recupero segnala Farina al quarto uomo, 4 minuti che non bastano all'Atalanta, infatti al 49esimo finisce la partita. Milan rullo compressore, non ha perso un colpo nel girone di ritorno. Weah darà la maglia a Pavone negli spogliatoi, i giocatori del Milan salutano i propri tifosi, Capello può essere soddisfatto. Per l'Atalanta è l'ottava sconfitta nelle ultime 9 partite, ci sarà la gara di Coppa Italia in settimana con il Bologna.
giornata. Baggio oggi in tribuna, come considera questo giocatore dopo un po' di mesi al Milan? Beh, un grandissimo che viene attaccato su tutti i campi e che ogni tanto per le botte che rimedia è costretto anche a saltare dei turni. Parliamo anche del Bari. Il Bari, Cappello ha detto, come l'Ajax, è l'unico che è riuscito due volte a battere il Milan. Sì, rischia di diventare la nostra bestia nera. Speriamo che non sia così anche oggi. Le piace Eugenio Fascetti, lo conosce? No, non lo conosco. È iniziata così. Berlusconi a San Siro festeggia 10 anni di presidenza del Milan. In tribuna c'è Sacchi a rammentare il passato. In panchina c'è Capello che sul futuro preferisce un semplice no comment. Anche se il Milan vola verso il quarto scudetto, grazie a Weah che per l'occasione sfodera un look alla Vialli, grazie a Simone che mette tutta la grinta necessaria per far rimpiangere le sue assenze. Berlusconi non conosce Fascetti, ma Capello sì. E al mister rossonero è soprattutto il Bari a far paura. È l'unica squadra ad aver messo KO in campionato, il Milan. Oggi, anche se la superiorità tecnica del Milan non si discute, il Bari infatti ha impegnato gli avversari. Fascetti piazza Sala su Weah e Mangone su Simone, ma il duo inizia subito a far meraviglie. Complice Albertini, Simone sigla il primo gol del Milan. Baggio festeggia il suo compleanno in tribuna, ma per un Roberto che manca c'è un Marco che si rivaluta. Sul fronte barese tutti aspettano gli acuti di Protti, che oggi comunque non è in buone condizioni e si becca anche una munizione per questo fallo su Erani. L'acuto comunque arriva al 20° lancio di Ingesson per Manighetti. Baresi chiama il fuorigioco, ma Pedone non ci fa caso e fa bene e con un pallonetto supera Rossi e pareggia. 1-1 e a questo punto tutto si rimette in gioco. Si ricomincia a lottare e Weah capisce che oggi sarà dura soprattutto per lui. Ma a riportare in vantaggio il Milan ci pensa Gautieri, che al 27° afferra per la maglia Maldini in area. Bettin non ha dubbi ed è rigore. Alla battuta Simone, che realizza con un forte tiro la rete del 2-1. Il Bari aspetta sempre l'occasione buona per andare a rete, ma deve fare i conti sempre con Weah, che sembra essere ovunque. 100 partite con il Bari, ma certo oggi Protti non è fortunato. C'è un altro uomo invece che oggi ha fatto la differenza ed è Sala. Proprio lui nella ripresa si incarica di riportare in pareggio il Bari. Un gol al 4° minuto, un 2-2 che sembra definitivo, anche per il costante impegno del portiere Fontana. Anche Fascetti ci crede e sostituisce Protti con Parente per rafforzare il centrocampo. Nel Milan intanto, se Weah è ovunque, Savicevic non brilla e si procura anche una munizione, fallo di mano, addio Juventus, domenica prossima. Il montenegrino, oggi fischiato dal pubblico, non ha mostrato il meglio di sé. Qui, ad esempio, non passa la palla e spreca una buona occasione. Si infuria il friulano di ferro in panchina e decide di sostituirlo con Locatelli, anche se poi in sala stampa mostra tutto il suo fair play. Purtroppo ho dovuto togliere Savicevic perché avevo paura che fosse espulso. Per cui è stata una partita molto difficile. Il genio Savicevic purtroppo si è fatto ammonire e non ci sarà domenica con la Juve. Il Milan cala nell'ultima frazione di gioco e a questo punto tutti sono rassegnati al pareggio, tutti tranne Simone e Weah. Al 42° è Simone a lanciare il liberiano, che in velocità spiazza tutti, fa un pallonetto e un frontale con Fontana, ma regala la vittoria al Milan. 3-2, ma non c'è tempo per esultare. Lo scontro è stato duro e Weah rimane a terra. Per un attimo sembra grave, ma solo uno come George riesce ad alzarsi e, sebbene ammaccato, spiega così il suo gol. Tutti i miei compagni dicono che sono veramente un pazzo, dice Weah. Oggi ho rischiato da folle. All'inizio della partita Capello mi ha detto che sarei stato marcato da Sala ed ero molto preoccupato per questo. Ma una delle poche volte che mi ha lasciato libero sono andato in gol. E sono molto contento della vittoria del Milan. Il Milan va avanti ed è ancora più avvantaggiata. Vittoria di Weah quindi, ma anche di Simone, che alla fine scappa da taccuini e telecamere, lasciando a Capello i giudizi finali. È giusto che questi due giocatori si esprimano a questi livelli, perché sono grandi giocatori, io lo so, e adesso speriamo che continuino in questa maniera.
Milan senza gli squalificati Panucci e Savicevic, rilevati da Tassotti e Boban, gioca quindi col 4-4-2. Lippi rinuncia a Del Piero e fa giocare subito Lombardo. Fin dalle prime battute si evidenzia un certo nervosismo in campo. Il primo scontro è tra Ravanelli e Baresi, ma al primo affondo la Juventus passa sulla respinta di Maldini, c'è la conclusione dalla lunga distanza di Conte che trova impreparato Rossi. Rivediamo il tiro al volo da parte di Conte, Rossi vede il pallone all'ultimo momento, è un po' goffo il suo tentativo di parata, Juve in vantaggio. Si rovescia in avanti il Milan e Baggio, per il quale l'accoglienza non è stata molto affettuosa, mette sui piedi di Maldini un pallone gol. La Juve si limita ad agire di rimessa, sul cross di Pessotto il colpo di testa è di Ferrara parato da Rossi, ma è il Milan che mantiene l'iniziativa, la finta è di Baggio, subentra Tassotti, la combinazione con lo stesso Baggio, ancora Tassotti in mezzo, la conclusione prima di Weah, poi dello stesso Baggio alta. E arriva al 29esimo il pareggio del Milan. Splendido tocco di Weah per Albertini sulla ribattuta pesca da quest'altra parte Donadoni guadagna la linea di fondo campo, mette in mezzo, grande stacco di Weah, 1-1. Rivediamo l'interazione che è molto bella, splendido il tocco di Weah, Albertini, un primo tentativo, poi sulla ribattuta ancora Albertini per Donadoni, Albertini attaccato da Ferrara resta infortunato, Donadoni comunque molto bravo, vedete lo scatto ai danni di Vialli, il suo cross misurato, il gran colpo di testa da parte di Weah. Non ce la fa Albertini, è costretto ad abbandonare il terreno di gioco, al suo posto entra in campo il giovane Ambrosini. Ancora la Juve in avanti e Vialli però manca la conclusione. Nel secondo tempo la partita resta molto aggrovigliata tatticamente, ma ci sono alcune occasioni nate in maniera quasi casuale. Ecco un buon lancio per Vialli che costringe Rossi all'uscita, poi la conclusione della lunga distanza non trova lo specchio della porta. È una partita che la Juve in avvio di ripresa interpreta con molta determinazione, qui la conclusione di Vialli deviata all'ultimo momento da Baresi. Lippi manda in campo Del Piero, rileva Ravanelli, quindi resta col 4-4-2 la Juventus, anche nel Milan entra Di Canio che rileva proprio Ambrosini. Ci saranno successivamente altre sostituzioni, qui c'è un buon cross di Maldini, Boban prova la conclusione alta. Partita infiorata di scorrettezze, nervi a fior di pelle, però poi fortunatamente tutto si risolve con un abbraccio, come in questo caso fra Costa Curta e Vialli. Le indicazioni di Capello, che poi fa uscire anche Baggio, rilevato da Simone, mentre nella Juve entrano Di Livio e Jugovic. Juve in avanti con Vialli, la cui conclusione termina a fondo campo. Su azione d'angolo pericolosissima la Juve, in mischia, la palla viene ribattuta dal palo, poi allontanata da Maldini. Pericoloso anche il Milan con Simone, vedete che non trova il pallone a due passi da Peruzzi, lo stesso Simone poi è pericoloso con questa conclusione da fuori che abbiamo la possibilità di rivedere. La partita si trascina avanti molto equilibrata, 6 i minuti di recupero comandati dall'arbitro, in questo recupero c'è questo intervento di Baresi su Jugovic, con infortunio a Baresi che sarà anche ammonito, lascia il terreno di gioco ma rientra, più tardi ammonito anche Maldini. Ultima occasione per la Juventus è Del Piero che trova il varco per la battuta, la sua conclusione deviata in calcio d'angolo da Rossi. Cominciamo con il Milan 4-0 alla formazione del Vicenza, tutto nel secondo tempo, Weah ha dato la palla a Savicevic, ancora Weah dà la palla a Simoni nei primi 5-6 minuti, quindi due gol su assist di Weah che non ha segnato ma ha fatto segnare, poi Simone segna anche la sua doppietta sul calcio di rigore e poi c'è anche lo spazio per Di Canio. Grande coreografia, 80.000 spettatori a San Siro, oltre 3 miliardi di incasso e si comincia subito nel ricordo di Massimino e di Cucchi che ci hanno lasciato prematuramente in questi giorni.
L'avvio è subito favorevole all'Inter, c'è Fontolan che entra in area da sinistra e chiama in causa Rossi. Difesa del Milan che appare piuttosto impacciata, calcio di punizione di Centofanti, dà l'impressione di essere Ragno in vantaggio, il colpo di tacco forse fortuito di Fontolan per Branca, sinistro e gol, 1-0 per l'Inter dopo appena 5 minuti di gioco. Rivediamo il perentorio tiro con il sinistro da parte di Branca, il suo 14° gol. Perplesso Fabio Capello, il Milan naturalmente cerca di organizzare il suo gioco, ma il pressing dell'Inter è feroce, rossoneri che provano sulla destra con Eranio, poi Weah che cerca di farsi largo, azione pericolosa, il tocco di Baggio, la conclusione però ribattuta. È un Milan che mantiene l'iniziativa ma che trova grosse difficoltà ad entrare nelle maglie della difesa interista, grandi spaventi comunque per i difensori con Weah che lancia Eranio e la sua conclusione, bravissimo Pagliuca, poi sbroglia Bergomi, sempre il Milan in avanti, il lungo lancio è di Panucci e la conclusione ravvicinata di Weah, ancora miracolo da parte di Pagliuca, e sul lungo rinvio di Pagliuca c'è un'opportunità anche per l'Inter. Carbone, bravissimo, mette in movimento Branca, il cui destro è alto di poco. In chiusura di tempo, ancora mischia in area interista su azione d'angolo. In avvio di ripresa, Ambrosini nel Milan al posto di Di Canio, diventano centrocampisti centrali Ambrosini e Desailly. Si sente l'assenza di Albertini e di Boban. Avete visto che c'è un agrumeto dalle parti di Pagliuca, l'arbitro comunque dice a Pagliuca che fanno bene le arance e si continua. Maldini in non perfette condizioni, fuori, al suo posto Tassotti, Inter sempre pericolosa, calcio di punizione e ammonizione per Costa Curta, la punizione è battuta da Carbone, il colpo di testa di Fontolan si rifugia in angolo Rossi, Carbone dà in là tutte le iniziative in contropiede dell'Inter, il suo suggerimento è per Branca che lascia secco in area di rigore Costa Curta. Poi è molto bravo Rossi a ostacolarlo all'ultimo momento. Le battute finali sono concitate, da sinistra Donadoni cerca un varco, ripetuti dribbling, ne nasce un tiro d'angolo e sull'angolo c'è ancora la difesa dell'Inter che respinge, la conclusione al volo, pericolosissima, fuori di poco da parte di Eranio. L'Inter gioca con molta caparbietà, Eranio lascia il posto a Locatelli, ripetuti cambi tattici da parte di Capello. Milan in gol con Baggio, giudicato in fuorigioco, si spiega con l'arbitro. Poi un contatto in area tra Branca e Panucci. Lo stesso Branca lascia il posto a Ganz nel finale. Branca che ha giocato un'ottima partita, così come ha giocato stupendamente Carbone. Zanetti mette in mezzo, qualche problema per Rossi e poi ancora il Milan in avanti. C'è questo contatto tra Zanetti e Panucci, piuttosto dubbio, l'arbitro lascia proseguire. Poi George Weah da fuori, il suo sinistro, plastica la presa da parte di Pagliuca, ancora Weah mette in mezzo questo pallone, è un'occasione d'oro per Locatelli, il cui sinistro però sfila a fondo campo, vedete la disperazione del giovane Locatelli e praticamente questa è l'ultima possibilità per il Milan a tempo scaduto, l'Inter vince il derby. Bella partita, insomma i derby sono sempre così. Se si vince, si perde, si pareggia. Abbiamo perso, pazienza. Come è andata? Ma grande Inter, ha meritato la vittoria. Quando una squadra merita, merita, bisogna riconoscerlo. Una rondine non fa primavera, però ammoniscono i saggi. Ma le partite si vedono una alla volta, per fortuna. La soddisfazione di aver vinto il derby, eh? Il derby è il derby. E l'Inter è l'Inter, come vedi dalla bandiera che mi ha messa sulla spalla. Un bel derby. Sì, si è visto un bel derby, penso che tutte e due hanno avuto occasione, Milan ha giocato un po', gli ha mancato qualcosa in attacco. Baggio non si è visto proprio? Baggio non è il Baggio dell'anno scorso, si è visto che dava la palla subito, però diciamo, ha vinto quello che ha voluto, l'Inter sta facendo delle belle partite, ha vinto bene. Cosa batte nel mio cuore? Sì. Un pacemaker? No, batte l'Inter.
Ah, beh, quindi, serata di grazia questa. Il suo cuore, dottore, galoppa. Il mio galoppa, questa sera galoppa, fa pressing, è contento, gioca corto, è meraviglioso. Che dire di questo derby ormai consegnato alla storia? Devo dire che comunque hanno vinto qualcosa, meno male che hanno vinto il derby e noi ci rimarrà lo scudetto, che dire. Mi hanno chiesto se l'Inter avesse giocato tutto il campionato così, dove saremmo? E ho detto, non lo so, se il Milan avesse giocato tutto il campionato così saremmo sicuramente avanti al Milan, saremmo decisamente, però insomma i derby sono belli perché così. Il derby all'Inter e lo scudetto al Milan. No, no, non c'è nulla di scontato, con i tre punti è tutt'altro che scontato, fra l'altro fra due domeniche ci sarà uno scontro diretto fra le prime quattro. Io credo che il campionato o buona parte di esso verrà deciso fra due giornate con Fiorentina Juventus e Milan Parma. E satira politica su tutto il fronte. Uova contro il pullman rossonero, ospiti illustri in tribuna, striscioni velenosi sulle gradinate. Il bentornato al Milan dopo le sconfitte nel derby e in coppa e di quelli che mettono di buon umore i nemici del diavolo, clericali e progressisti. E del resto la difesa è quella di nonno Lidl con Tassotti, Baresi, Galli e Maldini. Ama il liscio e balla un po'. A centrocampo e davanti le assenze si fanno sentire. Il Parma non è da meno, morale sotto i tacchi, valigie pronte e squalifiche a raffica. Ma non è certo una gita organizzata dal dopolavoro dei produttori del prosciutto. I palloni d'oro UEA e Stoichkov sono a casa o in tribuna. Qualche altro, Baggio, gira senza convinzione per il campo. Nonostante la difesa rossonera abbia problemini di ruggine e Melli non voglia infierire contro gli ex compagni, qualche proiezione pericolosa ispirata da Savicevic e Donadoni il Milan riesce ad effettuarla. E quando nonno Tassotti invita il codino a guadagnarsi la pagnotta, dalla concitata azione viene fuori un rigore che Collina fischia e i gialloblu contestano. Roberto Baggio vola come un missile verso il cielo dopo l'impatto con Bucci, ma è un'azione complessa che si presta a tante verità. Sensini suggerisce, buttati a sinistra. Per tenere su il morale del Milan, lo specialista Baggio si fa parare il tiro da Bucci. I fischi si fanno più sonori. Il Milan si dà da fare in avanti lasciando qualche spazio pericoloso al Parma, che però non vuole fare il maleducato in casa d'altri. Savicevic guarda troppo la TV, ha visto Tyson contro Bruno e si ispira a lui. L'arbitro e il guardalinee sono preoccupati per il problema delle mucche impazzite e non battono ciglio. Tanto, pensano, il Parma vince lo stesso. Ma Melli non vuol fare gaffe con il suo nuovo allenatore e il diavolo è per le larghe intese. Mette subito d'accordo contestatori e avversari. Il graziato Savicevic piazza il vero 1-2 facendo fuori Couto e Apolloni ed offrendo a Baggio la palla su un piatto d'argento. L'incubo si allontana dal codino che fa dimenticare il rigore fallito. È un gol da cineteca, ma per la prodezza di Savicevic, si intende. C'è un tentativo di Zola e poi Di Canio finisce in una botte di whisky scozzese. Voilà Lentini, uno sconosciuto che il custode non vorrebbe nemmeno far entrare. E dopo un tentativo di Desailly di fare la parte del pallone finendo in rete, ecco il portentoso colpo del KO di Savicevic ispirato da Tassotti. Donadoni, detto Roberto l'Americano, non fallisce con tanta palla ed il risultato è fatto. Ma anche qui la prodezza è di Dejan. Lentini, ormai riconosciuto da tutti, fa vedere uno scampolo di antica bravura e dà a Savicevic quel che è di Savicevic, cioè la palla del terzo gol che fa piangere quelli del Parma. È un gol legittimo e meritato. Poco dopo, Locatelli, sostituto dell'ambasciatore del Montenegro, riceve in regalo da Apolloni la palla per il quarto gol, ma non si chiama Dejan ed infatti la sbaglia. E così Maldini torna al suo ruolo di DJ, Baresi e Baggio, memori di Pasadena, si ripromettono di fare a casa ripetizioni dagli 11 metri e papà Savicevic suggerisce al piccolo Vladimir di lasciar perdere il pallone. Lui vorrei... Che io giochi a, come si dice, Formula 1. Io non lo voglio, non voglio fare Formula 1. Vuoi fare il calciatore? Sì. Noi speriamo che George recupera più presto possibile, perché noi dipendiamo tanto di George, perché si vede che oggi non abbiamo preso neanche un pallone con la testa. Se Savicevic veniva espulso,
avremmo potuto, sarebbe potuta cambiare la partita. Penso che il fatto era abbastanza chiaro, doveva essere espulso. Sicuramente è aumentato il distacco, però quello che è più importante quest'oggi, il nostro pubblico ci ha contestato all'inizio, giustamente, perché il Milan non può perdere due partite di seguito, non può giocare senza grinta, però devo dire che dopo l'abbiamo recuperato e siamo usciti fra gli applausi del pubblico, questo ci dà molta soddisfazione e molto morale. Il nuovo Parma che Capello costruirà non nasce dalle macerie, non nasce da una disfatta, non nasce dalla Serie B, nasce da un capitale importante, di giocatori importanti e da un passato brevissimo, se vogliamo, carico di trionfi. E Scala che farà? Guardi, dopo quello che ho sentito oggi a San Siro, che ho visto cartelloni da parte dei tifosi nostri e dei tifosi del Milan, e dopo che aveva sentito che avevano distrutto il pullman del Milan con uova, eccetera. Distrutto no, diciamo imbrattato. Imbrattato, ecco, facciamo imbrattato. Credo che valga la pena una riflessione, e quindi magari star lontano un qualche periodo dal calcio potrebbe anche essere salutare. Striscioni un po' gratuiti hanno salutato il Milan a Piacenza, tensione annunciata da giorni che non ha contribuito di certo positivamente all'andamento della gara. Nel Milan rientrava Simone, anche oggi a denti stretti per via della mandibola in via di guarigione, accanto a Baggio, e Savicevic, che reduce dal bagno di folla a Belgrado, si era proprio risparmiato in vista di questo incontro, mentre Vieira, con Desailly a centrocampo, ha provato l'ebbrezza di giocare dal primo minuto. Tutti pronti insomma a schiacciare il Piacenza, che invece è partito con grande determinazione e per quasi tutto il primo tempo ha cercato di realizzare il gol del vantaggio. Ci hanno provato un po' tutti, a volte sprecando anche palle buone per diventare gli eroi della giornata, facendo arrabbiare Cagni più del dovuto, ma bisogna riconoscere che l'impegno di Piovani, Caccia e Turrini è stato assoluto. L'occasione più importante l'ha avuta però Rossini di testa al 30esimo, ma Rossi non si è fatto sorprendere. Il Milan invece si è visto sul finale e ha subito fatto capire che quando questa squadra decide di affondare i colpi diventa subito pericolosa. Ma intanto il primo tempo moralmente l'ha vinto il Piacenza. Aveva di fronte il Milan chiaramente, però io vorrei vederli sempre intensi come hanno fatto nel primo tempo e crederci sempre comunque, perché questo noi dobbiamo fare. Nell'intervallo qualche urlatina? No, io ogni tanto urlo, questa volta ho parlato molto pacatamente, dicendo quello che si doveva fare. Nega Capello, ma chissà che cosa avrà detto ai suoi, perché nel secondo tempo, pronti e via, Baggio e Desailly cominciano a impensierire Taibi e dopo 5 minuti arriva il gol. Angolo di Baggio, destro di Desailly, palla in rete, 1-0 per il Milan e grande gioia per Marcel. Ho cercato di andare un po' avanti, ho segnato in secondo tempo, così abbiamo cominciato a giocare un po' con più personalità. Il Milan infatti si ripropone pericoloso come sempre. Il Piacenza tenta una reazione con Caccia e dopo si perde nel nulla. Cagni tenta di mischiare le carte, esce Corini, entra Moretti. Mentre nel Milan Baresi appare più che mai nervosito dai continui cori dei tifosi e rischia anche una doppia ammonizione. Il pubblico è capace di essere stupido. Devi aiutare la sua squadra senza cercare di trovare tipo di parole bruttissimo. Cori o meno, il Milan ormai è lanciato. Simone infatti, con una splendida volata verso la porta di Taibi, al 20esimo insacca il 2-0 definitivo. Esplode la gioia di Simone, che va sotto la curva e si becca anche un'ammonizione. Mi mancavo da tanto tempo e questa era l'occasione migliore per far vedere che ero ritornato, quindi è molto spontaneo andare incontro ai tifosi, anche se purtroppo una volta saltati i cartelloni mi sono accorto che dopo il ritorno sarei stato ammonito. Capello allora decide di non rischiare Simone già ammonito e inserisce Sordo al suo posto. Cagni invece cerca di dare più slancio in attacco, toglie in difesa Conte e mette in avanti Cappellini, ma ormai il Piacenza non si vede più. È un Piacenza umorale, direi, perché ormai questa è la nostra caratteristica, sono mesi che io combatto contro questo diciamo male tra virgolette. L'ultima parola tocca a Capello, che oggi ha fatto sapere che deciderà il suo futuro tra 10 giorni. 59 punti in classifica, ma... Lei mi diceva sempre 2 anni fa, finché la matematica non ci dà ragione io non parlo di scudetto. Esatto, ancora. Continua. Oggi ripeto come 2 anni fa.
23 aprile 1978. In Verona-Milan debutta in Serie A con la maglia rossonera un ragazzo diciottenne che di strada ne farà davvero tanta. 8 anni e 501 partite dopo, Franco Baresi, per tutti ormai il capitano, eguaglia il record di presenze milaniste di un altro mito della storia rossonera, Gianni Rivera. Un anniversario vissuto sobriamente dal protagonista e dal pubblico di San Siro, sfoltito dal weekend pasquale, che dedica a Kaiser Franz un paio di striscioni pieni di gratitudine, parziale risarcimento dopo gli insulti di Piacenza. Ma a rovinare la festa a Baresi e dal Milan ci ha pensato soprattutto la Lazio, indisponibile a recitare il ruolo di vittima sacrificale sull'altare dell'annunciato scudetto milanista. Senza rambaudi e signori, Zeman ha varato con Casiraghi, Boxic ed Esposito un tridente magari meno tecnico ma sicuramente più grintoso e tatticamente funzionale. Soprattutto Esposito ha puntellato a dovere il centrocampo dei capitolini, creando nel contempo diversi problemi a Paolo Maldini. I laziali, partiti molto forte, sono andati spesso vicini al vantaggio, mancando però sempre il guizzo decisivo in fase conclusiva. Dove finiscono i meriti della squadra di Zeman e cominciano i demeriti rossoneri è come sempre nel calcio abbastanza difficile da definire. In costante difficoltà a centrocampo, dove il rientrante Albertini perdeva il duello a distanza con il compagno di nazionale Di Matteo e Winter viveva una domenica da protagonista sul palcoscenico del Meazza, che l'anno prossimo dovrebbe essere il suo con la maglia nerazzurra, la squadra di Capello si scuoteva solo a metà del primo tempo. Ma più che manovre corali, erano iniziative episodiche quelle costruite dai rossoneri. Marchegiani provava a rovinarsi la festa per le 200 presenze in Serie A, ma Simone non ne approfittava. Roberto Baggio, sotto gli occhi di Sacchi, brillava poco, rimanendo spesso immischiato nella tattica del fuorigioco e peccando a volte per eccesso di altruismo quando forse sarebbe servito il sano egoismo del fuoriclasse. Il momento di tirar fuori i fazzoletti in casa rossonera arrivava però nella ripresa, quando da Torino giungevano notizie poco rassicuranti e la Lazio sfiorava ripetutamente il vantaggio, approfittando anche di un vistoso calo fisico degli uomini di Capello. Fuser centrava l'incrocio dei pali con una punizione alla Del Piero e Rossi diceva no a Casiraghi, che metteva spesso in ambasce la difesa centrale rossonera. A questo punto Capello decideva di correre ai ripari, sostituendo per l'ennesima volta Baggio per rinforzare il centrocampo con Edanio. Decisione che il pubblico mostrava di non gradire. Il motivo appunto per il quale ho tolto Baggio era proprio per mettere un puntello a centrocampo, dove in quel momento la Lazio aveva preso sopravvento. Non meritava la sostituzione, era una sostituzione tattica e purtroppo questa è la verità. Ho dovuto togliere Ossimone, che è l'unica punta vera in questo momento, Savicevic o Baggio, ho optato per Baggio. Non c'è proprio nessun motivo di parlare di una prova negativa di Baggio, ma soprattutto perché stavamo soffrendo in quella posizione di campo. Più equilibrato, con Savicevic avanzato al fianco di Simone, il Milan sfiorava anche la vittoria. Il genio inventava un paio delle sue magie, ma prima Iranio e poi Simone non riuscivano a concretizzarle, anche per merito di Marchegiani, bravissimo a salvare distinto sulla conclusione ravvicinata dell'attaccante. L'opaco pomeriggio milanista era suggellato dall'ammonizione combinata a Baresi dall'arbitro Rodomonti, che costringerà il capitano a saltare il recupero di mercoledì a Cagliari, una partita diventata improvvisamente delicata. 6 punti di vantaggio sulla Juve a 6 giornate dalla fine del campionato sono infatti sempre tanti, ma in casa rossonera non si riesce a nascondere una certa preoccupazione per le prossime 3 trasferte consecutive. Con poca voglia di parlare tutti gli altri, a cominciare da capitan Baresi, e Savicevic ad accendere l'allarme rosso. Sicuramente rischiamo scudetto, questo senz'altro, rischiamo perdere scudetto, però anche loro ce l'hanno, 2 trasferte difficili a Roma e qua contro Inter, così anche noi speriamo che loro fanno un sbaglio come lo abbiamo fatto noi, però ci sono poche giornate, così anche noi speriamo vincere qualche trasferta di queste 3 partite. Per la Lazio il giusto pareggio di San Siro da un lato conforta le ambizioni UEFA dei capitolini, dall'altro aumenta i rimpianti per una stagione troppo alterna. Potevamo magari far gol, sarebbe stato magari un colpo importante, visto che anche le altre squadre, insomma, per la lotta alla zona UEFA vincono. Quindi sarà determinante la parte di mercoledì e di domenica contro Fiorentina e il Parma, e dove, insomma, ci giocheremo un po' tutto. Perché non si è riusciti spesso a vedere una Lazio come quella di oggi nel corso della stagione? Vabbè, perché non è facile. Io penso che questa squadra ha delle potenzialità buone, oggi l'ha fatto vedere, penso che si può fare anche meglio e io come allenatore ci lavoro sopra, poi è normale che non sempre tutto può riuscire al meglio. Può cambiare qualcosa nel rapporto tra Zeman e la Lazio dopo questa partita? Vabbè, io continuerò a lavorare finché sarò allenatore della Lazio, è normale.
E quindi l'anno prossimo anche? E quello non lo so oggi. Per la terza volta in 8 anni è lo Stadio San Paolo il crocevia per lo scudetto del Milan. Accade già il 1° maggio del 1988, quando battendo il Napoli di Maradona i rossoneri di Sacchi si cucirono virtualmente il tricolore sulle maglie. E 4 anni fa, il 10 maggio del 92, data indelebile nella memoria di Fabio Capello, che con il pareggio di Fuorigrotta conquistò il primo titolo di campione d'Italia come tecnico, anche con il conforto dei numeri. Oggi, dopo la vittoria ottenuta grazie al gol di Panucci, solo l'aritmetica impedisce di celebrare ufficialmente lo straordinario record di un tecnico capace di guidare il suo splendido gruppo alla conquista di 4 scudetti in 5 anni. Solo un dettaglio, con 9 punti di vantaggio a 4 giornate dal termine, ma Capello non molla neanche in questa circostanza. Io sono uno sempre coi piedi per terra, esulto quando taglio il traguardo. Siccome il traguardo non abbiamo ancora tagliato, sto molto tranquillo. Infatti quest'oggi è stato qualcuno che ha chiesto mezza giornata di più di riposo. Ho detto andiamo a fare i nostri risultati e poi vi darò qualche giorno di più nelle settimane seguenti. Tutte da interpretare, anche dalla società rossonera, le dichiarazioni dell'allenatore sul suo futuro, che resta in bilico tra Milan e Real Madrid. La domanda sua è molto chiara, mi chiede se rimarrò. La squadra sta giocando con l'umiltà e determinazione di sempre, io ho ancora l'umiltà e determinazione di sempre. Non c'è nessuna soddisfazione da parte mia ai successi, alle vittorie, ma sempre grande umiltà e lavoro costante. Noi speriamo che lui resti, sarà lui a decidere con la società. Loro sanno quanto noi siamo legati a questo allenatore. Se vince vuol dire che il gruppo è ancora con lui. Il gruppo lavora, quindi non c'è nessuno che va contro. Quindi noi speriamo che il mister resti con noi. Dal futuro di Capello, un passo indietro al presente, che oggi al San Paolo si è risolto in una vittoria acquisita dal Milan con la naturalezza della formalità quasi burocratica. Troppi i rientri importanti nel Milan, a cominciare da quello fondamentale di Georges Weah, coincisi con le tante assenze nel Napoli. Una situazione che accentuava ancora di più un divario tecnico già enorme, che gli uomini di Boskov provavano a colmare con l'entusiasmo solo nei primi minuti. A gelare gli ardori del Napoli arrivava però il gol di Cristian Panucci, puntualissimo nell'inserimento di testa sul corner tagliato di Roberto Baggio. Credo che forse sia questo il gol più importante della stagione, sia per me che per la squadra. Abbiamo giocato bene, abbiamo dimostrato grande forza e credo che a questo punto perdere il campionato sia
proprio al 0%. Per il Napoli a questo punto era notte fonda. Il Milan amministrava la partita senza affanni e Taccola, schierato a sorpresa da Boskov su Weah, faticava a limitare il liberiano con una strenua resistenza. Nella ripresa, giocata sotto i riflettori ad una pioggia battente, gli azzurri provavano a gettare il cuore oltre l'ostacolo, sotto la spinta di un pubblico sempre da scudetto. Ma tutti gli sforzi evidenziavano in maniera macroscopica i limiti offensivi di una squadra che non a caso schiera il peggior attacco del campionato. La fiammata del Napoli era comunque per Capello un campanello d'allarme sufficiente per decidere l'ennesima sostituzione stagionale di Roberto Baggio, rimpiazzato da Donadoni per rinforzare il centrocampo. Apparso amareggiato in campo al momento del cambio e silenzioso ma sorridente negli spogliatoi, il codino lasciava agli altri i commenti su un tema che farà discutere. Un allenatore che ha a disposizione una rosa di 20 giocatori come l'ho io, se non fa il turnover, se non fa i cambi giusti, credo che sia uno shock. Roberto Baggio è apparso un po' abbattuto però quando è uscito, forse si gioca una carta importante per gli europei, ecco, no, che può perdere in questo modo. Non credo che Roberto Baggio perderà gli europei, perché io lo vedo in ottime condizioni. Oggi è stato importante con Ravolta, il suo calcio d'angolo e le sue punizioni sono fondamentali. Che significava quel gesto che sei andato a fare simpaticamente a Roberto Baggio quando il tuo compagno è uscito? Ma perché tutta la squadra è molto legata a questo ragazzo, un ragazzo che probabilmente a livello giornalistico gli hanno creato molti problemi, quindi noi tutti ci siamo molto legati. Forse in quel momento lui ci è rimasto un po' male per la situazione, ma questa è stata la dimostrazione col mio gesto di tutta la squadra quanto gli vuole bene e quanto siamo attaccati a lui. Gli aggiustamenti tattici comunque giovavano al Milan, che tornava a dominare il campo. Il palo negava a Donadoni la gioia del gol, ma anche Simone, subentrato a Savicevic, ed Albertini andavano assai vicino al 2-0. Nel finale anche il Napoli aveva la sua grossa occasione per il pareggio, sprecata però da Di Napoli con un diagonale troppo alto. Giusto così per una partita che fotografava fedelmente le ambizioni delle due squadre. Una salvezza tranquilla per Boskov, uno scudetto meritato per il match winner Panucci. No, questo non si deve riparlare di salvezza, perché noi abbiamo avuto questi periodi di crisi, poi abbiamo risolto tutto con Torino. Problemi non ci sono perché abbiamo uno o due infortunati, adesso vedremo come va tutto in domenica, in sabato pomeriggio contro Roma. Io credo che noi l'abbiamo vinto perché tutti i giorni, tutte le mattine ci siamo allenati con grande sacrificio. Uno scudetto non lo vinci perché è la maglietta del Milan, lo vinci perché lavori duramente. E dalla prima giornata che siamo primi l'abbiamo mantenuto, abbiamo sempre lavorato con grande umiltà, ed è lo scudetto del gruppo, di un gruppo che ha perso una Coppa Campioni, con grande amarezza ha voluto rivincere il campionato per riandare in Coppa Campioni. Conquistare il quarto e probabilmente ultimo scudetto alla guida del Milan proprio contro il Torino, la squadra che aveva segnato 9 anni fa il suo esordio sulla panchina rossonera. Per Fabio Capello, alla vigilia della sfida del Delle Alpi, sembrava proprio scontato uno di quegli incroci che il destino che ruota intorno al pallone si diverte spesso ad incastrare. Ed invece al 90esimo feste rimandate, una bella dose di rabbia controllata a fatica ed un'attesa che terrà comunque sulle spine i tifosi rossoneri e quelli del Real Madrid. Intendiamoci, solo l'aritmetica impedisce di dichiarare il Milan campione d'Italia, così come sono solo le fredde cifre a tenere ancora in Serie A il commovente Torino Baby di Lido Vieri, ma le distanze accorciate dalla Juventus contribuiscono a rendere ancora più cauto il prudentissimo Capello. Aspettiamo a tagliare il traguardo, non festeggiamo prima, quest'oggi potremmo fare un altro grosso passo avanti, purtroppo non ci siamo riusciti, e quando succedono queste partite qua, con i pali colpiti, con le occasioni mancate, credo che sia già tanto aver fatto un punto, perché io normalmente queste partite si perdono. Partita da due volti quella vista al Delle Alpi. Di un primo tempo francamente inguardabile restavano le immagini della velenosa punizione di Roberto Baggio, unico guizzo del fantasista sventato da Biato, e di un intervento in area sospetto su Weah che faceva molto arrabbiare Adriano Galliani. Mi ha fatto innervosire un rigore su Weah, a me sembrava rigore nel primo tempo, però non voglio commentare, non voglio, sennò veniamo accusati di ineleganza. Che cos'è che non ha funzionato nel primo tempo, che è stato sicuramente abbastanza brutto? Simone, visto che è stato sostituito, credo che Simone non sia funzionato. Ironia a parte, nella ripresa le notizie provenienti da San Siro e i prevedibili rimbrotti di Capello svegliavano i rossoneri, che però ad un passo dal traguardo scudetto si fermavano al palo. Cominciava Weah a centrare il legno con Biato già rassegnato al peggio. Proseguiva Maldini che vedeva il suo tiro cross respinto dalla traversa. Ma poi il terzino azzurro aggiustava la mira, risolvendo da par suo il tiro a bersaglio in area torinista.
La partita sembrava chiusa, ma a questo punto il Torino con 5 primavera in campo e malgrado la contestazione dei tifosi, dimostrava che almeno i suoi giovani non hanno smarrito il tradizionale cuore toro e questo, malgrado tutto, apre per il futuro Granata spiragli di speranza. La reazione del Torino approdava al rigore concesso dall'arbitro Borriello per questo fallo di Desailly su Sommese, penalty impeccabilmente trasformato da Cristallini. Nel finale convulso, l'assalto rossonero produceva un altro palo clamoroso colpito da Albertini e due interventi da Moviola subiti in aria da Di Canio e dallo stesso Albertini. Ma anche il Torino aveva la sua chance col promettente Sommese, sul cui colpo di testa Rossi era bravo ad evitare la beffa. Negli spogliatoi, in silenzio stampa il Torino, che sarà pure ad un passo dalla B, ma resta imbattuto in questo campionato contro i futuri campioni d'Italia, Capello preferiva glissare sul Real Madrid, ma Adriano Galliani, che ha definito al 50% le possibilità che il tecnico resti al Milan, diceva sull'argomento. Fabio ha sempre detto, lo ripete, che deve tutto al presidente Berlusconi, quindi non prenderà certamente nessun tipo di decisioni senza prima aver parlato col presidente che l'ha lanciato e che evidentemente gli ha affidato una grandissima squadra che Fabio ha saputo pilotare molto bene in questi 5 anni. Tutti al Milan. Sembra che abbiano perso qualcosa di importante. Hanno invece vinto lo scudetto numero 15, uno scudetto meritato, il quinto dell'era Berlusconi. Il Kaiser Baresi, portabandiera rossonero, è al suo sesto successo. Capello, che parla un po' spagnolo e un po' friulano, ne ha azzeccati 4 su 5. Sono lacrime di gioia. Sì. Una scena bellissima, veramente fa onore all'uomo e al tecnico. Era una cosa talmente importante per noi quest'anno ritornare ad essere campioni, perché questa società, questa squadra merita, questo pubblico merita veramente di essere sempre all'apice. Noi ci eravamo prefissi questo obiettivo, l'abbiamo raggiunto ed è stato sofferto, difficile. Ci sono molte squadre che cercavano di batterci una dietro l'altra, l'ultima è arrivata la Juve che era staccata inizialmente, ma solamente una grande squadra come questa, con grandi giocatori, con grandi uomini, poteva fare quello che ha fatto. Ti abbiamo visto piangere, ma erano lacrime del tutto diverse rispetto a quelle di Pasadena. Sì, erano anche me di gioia perché è una grande soddisfazione. Vincere il campionato è sempre una grande impresa contro grandi squadre. Siamo stati premiati per la grande concentrazione durata tutto l'anno. Senti, adesso vanno via due grandi del Milan come Donadoni e Tassotti. Ti senti un po' più solo? Devo dire di sì, dopo tanti anni questi due hanno fatto una grande fetta di storia del Milan, quindi ci mancherà senz'altro, tutti e due. C'è uno striscione lì che dice grazie Roberto, 10 anni di storia non si dimenticano. Sono cose che fanno piacere, sono contento, è difficile parlare in questi momenti. Dire grazie a tutti è poco. Senti, adesso vai in America, si chiude forse un ciclo con la tua partenza? Non credo, il ciclo mio continua, al di là di Donadoni, questo è poco ma sicuro. Io un pezzettino di mio ce l'ho messo. Sappiamo che per qualcuno sta arrivando la fine di carriera, quindi veramente, visto che la nostra carriera dura 10-15 anni, cerchiamo di vincere il più possibile perché abbiamo una grande squadra. Pensate a Sotti e Donadoni l'anno prossimo, come vi sentirete? Dura, ogni anno perdiamo qualche pezzo, il gruppo storico è duro da rimpiazzare. È una dedica? Com'è? È una dedica. Dedica a mia moglie e al figlio che sta arrivando. Il giorno dello scudetto comincia con qualche brivido per i campioni. La Fiorentina, che ha messo in frigorifero Batistuta per la finale di Coppa Italia, scopre che con Robbiati e Banchelli la vita non è poi così grana. Rossi conquista sul campo punti importanti per il futuro nei confronti del dirimpettaio Toldo, che gli insidia il posto nel Milan di domani. Rui Costa è in vena e Schwartz manda in crisi la difesa rossonera che poco dopo sul gol di Rui Costa non brilla certamente per compattezza. Tutti a bocca aperta. Festa rovinata. La Juve intanto a Roma non vive momenti felici, ma la Fiorentina è viva, pericolosa. Il Milan però non può fallire. Weah e Savicevic nel giro di un minuto rimettono le cose a posto. Il montenegrino con i Viola deve avere qualche cosa di personale. Segna spesso.
Tutto in discesa adesso? Non diremmo, anche se Baresi, prossimo ai 36 anni, vorrebbe festeggiare lo scudetto con un gol. Ma attenti ad Amoruso, ha il piede alla dinamite e manda minacciosi messaggi alla porta di Rossi. Insomma, c'è aria di pareggio finché UEA non tenta il pallonetto e Padalino induce l'ex pompiere Cinci Ripini ad appiccare l'incendio tra i viola. Baggio, dopo le proteste, segna dal dischetto e la partita sembra adesso decisa, anche se nella ripresa Cinci Ripini interviene ancora per un contatto Maldini-Robbiati. Quando Rui Costa si fa parare il rigore da Rossi, la partita è davvero finita. Albertini colpisce il palo e Donadoni saluta l'Italia e il Milan regalando a Simone la palla del terzo gol. Mentre cominciano le celebrazioni, Ranieri dice la sua. Fino al nostro rigore sbagliato sia stata una gara equa, bella, vivace, dove tutte e due le squadre volevano vincere. Che futuro ci aspettiamo al Milan? Con capello, senza capello? Beh, intanto è un futuro che prevede dei rafforzamenti. Credo che oggi i due nostri nuovi giocatori annunceranno che vengono al Milan. Sono due campioni d'Europa, sono Davids e Reitziger. Senti, c'è più il gusto di rimanere in questa società che comunque è sicuramente tra le più organizzate del mondo, se non la più organizzata, o quello di cercare, come dire, di costruire questa grande macchina altrove, Fabio? Ma io credo che siano valide tutte e due le cose che tu hai detto, continuare qui e provare le nuove avventure. Non ancora deciso, godiamoci questa vittoria, questo scudetto, credo che siano soddisfazioni. Io ho giocato per tanti anni, non facilmente ripetibili. Abbiamo da alcuni mesi in programma un incontro tranquillo tra due persone che si stimano, tra un presidente che ha voluto Capello come allenatore, che quando è entrato al Milan l'ha trovato come allenatore della primavera, e credo che ci incontreremo l'1, il 2 o il 3 di maggio, ecco. Ma era una cosa su cui tutti sono ritornati, che noi abbiamo deciso in partenza del campionato. È ancora tutto aperto allora, davvero? Assolutamente, assolutamente. Solo Sampdoria Marassi. Dopo la bisboccia dello scudetto e di veleni del divorzio, Capello ha visto da vicino il suo Seedorf ed ha incassato senza fiatare un 3-0 di cui avrebbe fatto volentieri a meno. Madrid è sempre più vicina ed il Milan resterà presto un ricordo, come certe frasi forti su Lentini schierato a Marassi. Giocare in difesa con Maldini e Baresi centrali, Panucci a sinistra e Verano a destra, nella zona da dove spesso partiva Chiesa, non è stato un grande affare. Dopo un minuto, l'assopita retroguardia rossonera è già sotto. Chiesa, l'irresistibile folletto blu cerchiato, beffa con la collaborazione dello scatenato Balleri e dell'efficace Carambeu la difesa milanista. Partita praticamente finita. I rossoneri sono incapaci di pungere come nei momenti migliori e la Samp è ben calibrata a centrocampo grazie a Invernizzi e Salsano. La squadra di Eriksson è incisiva in avanti, Mancini e Chiesa sono in stato di grazia. Quando Rossi esce così, mandando all'ospedale Maldini, su spiovente di Balleri, si ha l'impressione di qualcosa di grave, ma l'attacco esclude danni seri. È solo un bernoccolo, guardatelo voi stessi. Guea ogni tanto si risveglia dal torpore, ma Zenga, che ha messo un'inserzione sul giornale alla voce richieste d'impiego, non gli consente grandi esplori. Mancini e Chiesa sono scatenati in avanti e mettono a nudo maggiormente le difficoltà rossonere. Sulla fascia, Lentini non riesce a chiudere la strada a Balleri. Da Carambeu a Chiesa per un secondo bellissimo gol del cannoniere Doriano, con la difesa rossonera ammirata dalla prodezza balistica dell'attaccante, che chiude così in gloria la sua esibizione d'addio, che potrebbe essere più brillante se Rossi non ci si mettesse di mezzo. Ma il triangolo del terzo gol di Mancini è abbastanza eloquente su quelle che sono le doti di suggeritore di Chiesa, che manda in gol il suo capitano. Non solo goleador, quindi, per la gioia di Sacchi. Se non sapessimo che il Milan ha già vinto il campionato, ci chiederemmo se i rossoneri si salveranno dalla retrocessione. Ma sappiamo come stanno le cose e nella ripresa, dopo qualche lampo blu cerchiato, la partita ci fa vedere sprazzi di Milan. Capello ha lasciato fuori Lentini e Savicevic per Di Canio e Sordo. La Samp, quando si proietta in avanti, è sempre pericolosa.
Baggio offre a Weah la palla della bandiera, ma il liberiano non accetta oggetti di bigiotteria. Seedorf fa vedere di cos'è capace al suo nuovo allenatore. Tra tante giocate accademiche c'è una punizione di Baggio che fa volare ancora il miglior Zenga. Insomma, è una partita che finisce benissimo per la Sampdoria, che rimpiange i punti persi per strada. L'Europa è lontana proprio per quelle occasioni buttate al vento, e Chiesa è al passo da Dio. È più facile che vado via che di rimanere qua. Con Mancini è un bel giocare. Sì, oggi ci siamo divertiti, come ho detto ieri a qualche giornalista, ho detto se ci avessimo delle occasioni buone speriamo di sfruttarle, oggi io e Roberto l'abbiamo sfruttata al massimo. Se lo porterà dietro? Non lo so, non penso però. Beh, Chiesa è un talento, io credo che sarà la sorpresa degli europei. In questo momento non vedo giocatori forti come lui in attacco. Noi non c'eravamo, ci siamo allenati poco e male questa settimana, con molta allegria, non con la giusta concentrazione, e quando si affronta una squadra come la Sampdoria, con dei giocatori di talento come quelli che hanno i bucecchiati, se non si è concentrati si fanno brutte figure. Bersaglieri, bellezze al bagno d'acqua piovana, balletti. Tutto incomincia per via San Siro nel giorno della passerella finale. B come Bello, l'addio di Mauro Tassotti. B come Baggio e Baresi, che sono in panchina. B come Berlusconi, il presidente dei Trionfi Rossoneri. E B come Serie B, purtroppo, per la Cremonese. Lo Zara ha festeggiato nei giorni scorsi come sempre, sia che retroceda, sia che venga promosso. L'unica C di moda è quella di Capello, che ha svelato a Simoni il segreto per lasciare il Milan: vincere 4 scudetti. Milan e Cremonese sono agli antipodi del calcio e rappresentano i due poli di un mondo che mette a confronto grandi e piccoli in una gara di per sé impari ma affascinante. Fino a quando durerà? Il primo gol della scorpacciata rossonera, dopo 6 minuti, è di Weah, ma c'è lo zampino di De Agostini, che ha preso il posto di Verdelli. Il liberiano, Boban, Albertini e Panucci sono i più in palla del Milan. Dall'altra parte Maspero cerca di tenere unita la squadra grigio-rossa, che non molla assolutamente sino all'inizio della ripresa. Crea anzi dei problemi alla difesa milanista. Tentoni ha delle buone occasioni per andare a rete, ma non è in giornata. Poi Floriancic, dopo una punizione di Maspero, fulmina di testa Rossi e la festa sembra trasformarsi in funerale, visto che non vincere contro la Cremonese per i campioni reduci dalla batosta di Genova sarebbe poco elegante davanti ai propri tifosi. Certamente quando ruggisce il Milan la Cremonese trema, ma guardate questa sequenza di tentativi grigio-rossi. Ce n'è per tutti. Tentoni e Floriancic non hanno sufficiente freddezza e precisione per beffare ancora la retroguardia rossonera. C'è chi cicca ignobilmente e tanti errori in 13 minuti fanno capire che il Milan si sveglierà e saranno guai per la squadra di Simoni. Così nel secondo tempo i neocampioni si scatenano. Futre e Di Canio cominciano a dialogare in velocità ed emergono i limiti dei grigiorossi, che barcollano finché non cedono di schianto a seguito della bomba di Weah al suo 12° gol stagionale. Fine della partita e vendemmiata rossonera. Gian De Biaggi devia la bomba di Albertini ed il diavolo fa il tris. Alla Cremonese adesso capitano tutte. Cosa può fare il povero Razzetti sul colpo di testa di Panucci dopo l'imbeccata di Boban da sinistra? Nulla. La partita è ormai avviata verso un punteggio da foro italico. Di Canio prima coglie il legno e poi, su imbeccata del redivivo Baggio, mette a segno la palla del 5-1. È una caramella al miele quella del Codino e Di Canio ne approfitta subito. Boban poi arriva a quota 6 con questo sinistro da fuori area a cui Razzetti fa solo il saluto. Baggio dà a Di Canio la palla del 7° sigillo, anche questo è un bel gol. Prima del trionfo finale e del pianto di Capelli, la traversa di Baggio. E adesso via alle lacrime, agli addii e alle parole di commiato di Tassotti. Mi appresto a finire, anzi con questa credo di aver finito, e vediamo insomma quale sarà il mio ruolo nella prossima stagione.
Posso chiedere la sua più grande soddisfazione qual è stata? Non una partita, ma magari un fatto. Sono tante cose, tanti attestati di stima da parte dei tifosi, da parte della società, tante cose, non soltanto i successi, ma anche piccole parole, magari anche questo attestato così d'affetto da parte dei tifosi oggi è stato qualcosa di importante per me. Simone guarda ad altre sponde, mi sembra, ho sentito Napoli, no? Sì, non so Napoli, comunque io me ne vado con un po' di tristezza da Cremona, perché sono stati 4 anni meravigliosi per me, abbiamo ottenuto ottimi risultati, mi sono trovato benissimo, adesso ho l'opportunità di cambiare squadra e bisogna cambiare. Lei resterà al Milan? Sì, ho parlato un po' e resterò e farò bene. E tutti vissero felici e contenti. Era molto difficile non commuoversi quest'oggi per quello che ha fatto la squadra in campo, lo splendido risultato, e poi gli applausi, l'ovazione del pubblico mi ha toccato profondamente, proprio è stata una cosa straordinaria, non mi era mai successo di sentirmi così emozionato. Non si è pentito, no? Beh, ci sono dei grandi magoni, per cui c'è una nuova avventura, una nuova strada da percorrere, gli stimoli sono tanti, però quello che si è fatto qui in questo stadio, in questa squadra, in questa società è sempre, sarà sempre molto importante. Io qui vedo un altro grande del Milan degli ultimi anni, Mauro. Capello, sì. Questo è Mauro Tassotti, oggi anche lui forse ha pianto un po', no? Si è commosso prima della partita, mi sembra, quando è sceso lì sotto la tribuna, una grande carriera e un grande addio. Non lo so, c'è stata grande commozione, non lo so. I tifosi sono stati calorosissimi, tanto affetto, spero di aver cambiato con le mie prestazioni in questi 16 anni e vediamo, insomma. E cosa farà da allenatore? Copierà un po' il mister? Copieremo un po' tutti gli allenatori che abbiamo avuto, perché credo che si possa apprendere da tutte le persone, da tutti gli allenatori che abbiamo avuto. Franco. Ecco, io adesso qui non vi sento più dallo studio. Sì, Franco, ecco, vorrei parlare, Fabio. Sì. Intanto credo che avere un giocatore come Tassotti sia sempre una fortuna per un allenatore, perché grande professionista e grande calciatore. Sì, questo è vero, però devo dire che Tassotti è rimasto per anni di giocare nel Milan e poco in nazionale. Non ho capito, scusa. Ha giocato poco in nazionale. Ah sì, ma se pensi che negli ultimi 10 anni, a mio avviso, lo stopper più forte in Italia è Vjerkovud, e se vai a vedere le sue presenze si contano sulle dita di una mano, vuol dire che qualche cosa non ha funzionato. Va bene, a parte questo, parlare della partita con il Cremonese mi sembra fuori luogo. No. Ci sono a Piombino molti tuoi tifosi in lacrime, in particolar modo un allenatore di una squadra amatoriale è un tuo tifoso personale. Mi ha chiesto di farti questa domanda: quanti allenamenti fa il Milan durante la settimana e quando dai la formazione alla squadra? Ecco, è una curiosità che vuole, evidentemente ti vuole copiare. Noi facciamo allenamento tutti i giorni, 2 volte solamente il mercoledì, e per il resto è una settimana normale. La mattina, giovedì pomeriggio, 2 il mercoledì, venerdì mattina, sabato mattina. La formazione in precedenza, negli anni, fino a due anni fa, la davo il sabato. Poi è successo che qualche volta qualche giocatore è stato male la notte fra il sabato e la domenica, e quindi dovevo recuperare qualcuno che magari aveva già mollato psicologicamente. Da allora ho pensato di darla al mattino. Bene, posso girare la domanda a Tassotti sulla nazionale? Sì, ha detto poi a Groppi: molto ha giocato nel Milan Tassotti e poco in nazionale, per quello che è il suo valore. Direi che forse nei miei anni migliori in nazionale si praticava un altro tipo di calcio. Io ero qua nel Milan, giocavamo a zone, in nazionale si giocava uomo, si marcava uomo, e probabilmente c'era qualcuno più bravo di me. Avete domande dallo Franco, studio? Franco, ho visto il fazzoletto di Fabio Capello, che è rosso o rosso-nero, com'è? È rosso per scaramanzia o rosso-nero? Rosso, non è rosso. Rosso. È rosso, ce n'hai uno bianco, tipo merengue. Fabio, dimmi. In questa tua gestione, facciamo un giochetto così botta e risposta, sì, tanto vai. Vedo tra l'altro hai tempo e poi non c'è nessuno negli altri stadi. Siamo per concludere anche nella tua gestione. Chi è stato il più grande, il più difficile e il più amico dei calciatori avuti a disposizione? Allora, il più grande? Credo Van Basten e Baresi. Il più difficile da gestire? Il giocatore con il quale ho avuto
più scontri, però verbali chiaramente, è stato Savicevic che non voleva capire in un certo modo di giocare e di fare. Però poi l'ha fatto poi grande. Alla fine adesso mi ringrazia e soprattutto si arrabbia quando gli altri non corrono. E il più amico? Ma credo che di averne tanti, proprio giocatori che sono, dico Baresi che ha giocato con me e poi tutti quelli che credo sono stati assieme a me nel settore giovanile. E chi ti porteresti a Madrid? A Groppi. Tanti, tanti. A Groppi. Bene italiano, voglio salutare Deo. Deo, bravo, bravo, bravo. Lei è la zia? Zia Mira di Savicevic. Zia Mira di Savicevic. Sei bravissimo. E quando è arrivata? Sono contenta, mi si piange adesso. Va bene, Deo, ciao. Basta così.